In collaborazione con Trieste Trasporti. Muoviamo persone e idee. E dunque buonasera, ben ritrovati con Ring. Come vedete, quest'oggi sono io in conduzione al posto di Ferdinando Avarino e vedete anche il titolo, promossi e ripescati. Non ci sono bocciature fondamentalmente, ci sono però promossi, chi dal consiglio comunale è andato a ricoprire il ruolo o di consigliere regionale, dunque lasciando o nelle intenzioni di lasciare il posto di consigliere comunale o addirittura assessori, come il caso di Pierpaolo Roberti, ne parleremo nel corso della mattinata. E dunque poi ripescati perché si andrà a comporre il nuovo consiglio comunale, anche se non sono stravolgimenti numerosi, però sono soprattutto per la Lega comunque significativi perché cambia un po' il volto, anzi cambiano un po' i volti proprio all'interno della Lega in comune. Ne parleremo, questo e altro, ne parleremo assieme ai nostri ospiti. Vi presento dunque Elena Danielis, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera. A fianco a lei Laura Famulari, consigliere comunale del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Dall'altra parte siamo in compagnia di Antonio Lipolis, consigliere comunale e prossimo a diventare anche consigliere regionale della Lega. Buonasera. Buonasera a tutti. E poi Emanuele Esposito, giornalista di Trieste Prima, che interrogo per primo proprio per capire. Buonasera. Questi cambiamenti, fondamentalmente riassumendoli, in che cosa consistono? Allora, ci sono, se non sbaglio, tre leghisti che salgono in regione, Roberti, Gersinic e prossimamente Lipolis, e uno di Forza Italia che è Piero Camber, Partito Democratico Roberto Cosolini. E poi Giacomelli. E poi Giacomelli, esatto. Giacomelli l'ho lasciato per ultimo perché da quello che è la mia lettura, diciamo, politica, è chiaro che Giacomelli è l'unico che sicuramente non lascerà il posto al primo escluso della scorsa tornata elettorale, perché sarebbe entrerebbe in consiglio comunale Federica Verin, che adesso era candidata con la Lega in regione, quindi diciamo lascerebbe, rimarrebbe semplicemente, quindi rimarrebbe solo Salvatore Porro, scusa, non Lipolis, ma Salvatore Porro a rappresentare Fratelli d'Italia, quindi penso regalando che, poi un posto anche, esatto, dando un altro consigliere alla Lega, e presumo che non avverrà. Ecco. E l'altro dubbio è su Roberto Cosolini, per anche lì ci sarebbe, lui ha preso il posto di Morena di Sel, e quindi lasciando il posto entrerebbe una persona non del Partito Democratico, che entrerebbe nel gruppo misto, e qua sarebbe appunto, diciamo, da ridere, perché ci sarebbe nel gruppo misto Fabio Tugliak di Forza Nuova e Morena di Sel, quindi gli, diciamo, opposti che si attraggono, gli opposti che si attraggono, e si dovrebbero tra l'altro alternare nella presidenza del gruppo misto. Se lo vedrebbe un gruppo misto così, Famulari, se lo vedrebbe un gruppo misto così? No, misto. Francamente non ho mai pensato ad un'ipotesi del genere, no. Un po' difficile. Insomma, è un po' troppo fantasioso. Il Movimento 5 Stelle resta inalterato con i suoi candidati, quindi il lavoro prosegue senza modifiche fondamentalmente. Sì. Va a essere ridimensionata abbastanza la Lega, no? Lipolis, anche perché poi le deleghe di Pierpaolo Roberti sono state passate tutte in toto a Paolo Polidori, che dunque diventa assessore comunale, dimesso da consigliere comunale, e quindi libera in questo caso un altro posto. Sì, quindi la Lega ha praticamente tre accessi in consiglio regionale, con in pratica quattro dimissioni, e con quattro nuovi consiglieri comunali che gradualmente arriveranno in consiglio e che formeranno, insomma, la nuova classe dirigente di un partito che è passato dal 3% regionale, 3,8% di qualche anno fa, al 35% di quest'anno, e di conseguenza queste cose succedono quando c'è questa abbondanza di consensi. Ecco, lei ha detto gradualmente, questo per evitare che quattro volti nuovi, probabilmente inesperti di consiglio comunale. Diciamo che la gradualità sarà molto veloce, nel senso che a distanza di un mese uno dall'altro entreranno, già sono entrati i primi due che verranno ufficializzati nel consiglio comunale di mercoledì prossimo, e che sono Monica Canciani, che tra l'altro è molto attiva sul web, e consigliere circoscrizionale, sì, che tanti conoscono, Rada Messrazza, che comunque è il vice segretario provinciale della Lega e quindi è un altro volto abbastanza conosciuto della politica, e poi ci sono altri due
che entreranno, che comunque anche loro hanno un po' di esperienza, in quanto uno si chiama Sain, Roberto Sain, ed è presidente della settima circoscrizione, e l'altro è un avvocato, la Cristina Birolla, che anche lei è consigliera circoscrizionale. Quindi arriveranno a Scaglione. Quindi arriveranno a Scaglione, ma nel giro di 2 o 3 mesi arriveranno. Capogruppo? Tutti. Ma capogruppo per il momento lo farò io, ma lo farò io per un paio di mesi appunto, finché c'è l'integrazione nell'attività del Consiglio Comunale di queste persone, che avranno bisogno insomma un minimo di essere coordinate, ma dal punto di vista tecnico, non dal punto di vista politico. E poi sarà? Quando dopo anche? E poi lo deciderà il segretario provinciale Roberti, che in qualche maniera vedrà chi è forse più adatto per ricoprire questo ruolo. Un assessorato, quello di Pierpaolo Roberti, che è andato adesso a Paolo Polidori, che ha già detto sarà, poi lo avremo ospite più tardi, in linea, in continuità con quanto fatto da Roberti. Questa continuità c'era un po' da aspettarselo, che fosse comunque la linea dettata dalla Lega, anche se cambia la persona, restasse quella. C'è qualche, come dire, sappiamo quanto le problematiche che sono emerse quando c'è stato il regolamento di pulizia urbana, quando c'è stata la discussione sul DASPO, quando c'è stata anche la volontà ancora vigente di inserire le armi, sia stata un po' marchio leghista. Continuerà anche questo con Polidori? Io direi di sì, direi che se non fosse così significherebbe che il Presidente o la Giunta nel suo complesso sconfessa una certa linea politica che in Regione tra l'altro potrebbe trovare quei fondi che sono necessari per portare avanti questo tipo, quindi da questo punto di vista insomma c'è ovviamente preoccupazione. C'è un fil rouge proprio fra adesso Polidori e Roberti, quindi la sicurezza in Regione in comune è dettata dalla stessa faccia. Se non potessero ottenere i risultati che si prefiggono in questo momento, sarebbe un fallimento della loro politica sia dal punto di vista del comune che dal punto di vista regionale, e quindi staremo a vedere che cosa cambierà. No, fa specie sentire la Famulari che dice la preoccupazione è l'azione del governo, quando la preoccupazione dovrebbe essere invece i posteggiatori abusivi, la presenza sul territorio. Ma avete risolto il problema dei parcheggiatori? Voglio dire, abusivi, ma ci stiamo tentando, se la preoccupazione tentando. Deve essere il regolamento è una preoccupazione, non è la preoccupazione il fatto che in 10 abitano in un appartamento. A più di un anno fa il regolamento riguardo ai parcheggiatori abusivi non mi risulta. Sì, ma non può essere una preoccupazione il regolamento. Il regolamento non può essere una preoccupazione. No, il regolamento serve per contrastare. Non ho sentito bene nella domanda nella risposta. Mi scusi, poi se vuole, non volevo interromperla, ma mi è stato chiesto altro e io ho risposto altro. E ho risposto che se le politiche portate avanti fino in questo momento non troveranno uno sbocco anche dal punto di vista del supporto. Parlavamo delle armi, la videosorveglianza, il DASPO e via dicendo, in Regione questo significherà un fallimento sia per le politiche del Consiglio Comunale portate avanti dalla Lega che per le politiche portate avanti da Fedriga e dalla sua giunta in Regione. Mi sembra che questo sia tra l'altro un ragionamento. Ma io credo che i miglioramenti si sono visti. Noi stiamo andando in guerra con delle fionde, cioè il Consiglio Comunale in guerra con delle fionde. Io ho fatto un paragone, noi stiamo andando in guerra con delle fionde. Non abbiamo tantissimi poteri per poter contrastare dei problemi che sono più grossi di noi. Stiamo cercando con la buona volontà e con tutti i mezzi che abbiamo a nostra disposizione di cercare di contrastare in qualche maniera questi fenomeni che sono presenti sul territorio, che sono quelli che conosciamo tutti, i posteggiatori abusivi, i venditori che disturbano un po' e molestano le persone, il fatto che negli appartamenti di 40-50 metri quadrati stazionano spesso e volentieri 7-8 persone. Questo è stato superato però. È stato approvato in modo diverso. Però è stata contestata una situazione dove si voleva intervenire per regolarizzare delle situazioni che non andavano bene. Invece si è cominciato a pensare. Ma certo, perché il regolamento riguarda tutti e quindi non si può con un regolamento che vuole punire dal vostro punto di vista determinate situazioni punire poi tutti gli altri cittadini che si trovano magari. Io non volevo entrare nel tema specifico. No, ma l'ha citato lei. Sì, l'ho citato io. Il tema specifico è degli appartamenti piccoli che hanno un sovraffollamento di persone è già punito da una legge nazionale e da una legge regionale che con l'intervento dell'azienda sanitaria non permette però la permanenza di questi appartamenti. La norma a cui si riferiva è stata bocciata. La norma serviva per dare maggiore agilità
alla polizia locale per intervenire. È stata bocciata perché non si è voluto. È stata stralciata. Perché si è condiviso che era errata, va bene, la diciamo proprio. No, diciamo, non è stata bocciata ufficialmente, ma è stata stralciata. Diciamo che molto probabilmente non è stato compreso l'intento, ma l'idea era semplicemente quella. No, non è stato compreso benissimo. No, l'idea penso che sia. Ma io credo che non è stato compreso, diciamo, perché visto che c'è una legge già nazionale, io credo che si voleva intervenire per dare un potere maggiore alla polizia locale. Questo. Poi dopo in realtà anche in aula aveva spiegato, visto che non era emendabile la legge superiore, che sono quella nazionale e quella regionale, perché non siete ancora... ha dovuto accogliere l'emendamento anche, diciamo, per evitare rotture all'interno della maggioranza, visto che Forza bravissimo, Italia era chiaramente bravissimo. Di traverso e anche lista di piazza, almeno in commissione, aveva posto alcuni dubbi. Poi dopo appunto c'è già una regola c'è già l'azienda sanitaria che può incidere su questo. C'era. D'altro canto però, Esposito, quando si è in una coalizione è chiaro che ci sono delle forze che vogliono andare. Ci sono delle forze che in qualche maniera, tra virgolette, sono più moderate, cercano in qualche maniera dei compromessi. E dopo delle forze come la Lega, che io sono orgoglioso di appartenere ad una forza che invece dice le cose come si dice. Diciamo, però a un certo punto bisogna faccio una battuta e anche una domanda provocatoria. Quindi diciamo Forza Italia ha ripiegato la Lega ha ripiegato sul sovraffollamento e magari Forza Italia ripiega sulle armi, visto che anche quella era una cosa. Io mi auguro. Diciamo, magari sempre all'interno, che poi che c'è la riunione sindaco, magari dopo ne parliamo. Non ho mai amato troppo i compromessi, cioè nel senso che i compromessi di solito. Ma guarda che sono incontri a metà strada, i compromessi. Sono incontri a metà strada, però secondo non me è quando si è. Un fattore però Famulari, quando si è convinti che delle cose sono giuste, secondo me bisogna portarle avanti tranquillamente. E non eravate d'accordo su questa cosa? Beh, questo sono le coalizioni, bisogna farsene una ragione. Lo sappiamo, tutti i cittadini italiani in questo momento. Bisogna farsene una ragione, però insomma. Io sono molto perplessa, perché lui dice, noi ci portiamo avanti coraggiosamente. Sì, però, quando abbiamo discusso per la prima volta il regolamento, sembrava che fosse la soluzione di tutti i mali. Vedrete, da domani spariscono tutti i parcheggiatori abusivi. È così che l'avete venduta, no? L'avete proprio venduta così. E invece non succede. È come se voi proponeste delle soluzioni che devono essere assolute, medicine per qualsiasi problema, senza poi mai misurarvi con le effettive conseguenze delle azioni che fate. Non ha risolto, probabilmente il sovraffollamento degli appartamenti non sarebbe stato risolto da questa norma, non solo, ma avrebbe rischiato di creare dei problemi a quelli a cui voi non volevate crearli, perché abbiamo capito benissimo ancora a cosa era mirata questa misura. Ed era mirata esplicitamente al sovraffollamento degli appartamenti dove stazionano immigrati. E nel momento in cui si è andato a dirvi, ma guardate che una norma vale per tutti e mettete in crisi delle famiglie magari già in stato di bisogno, si è creata un po' di maretta all'interno della maggioranza. Le conseguenze delle azioni che si intraprendono devono essere valutate tutte, ma tutte, non solo alcune. Allora, la norma nazionale, non parliamo di una cosa che non è stata fatta, ma se volete ne parliamo. La norma nazionale colpisce tutti. Ma cosa c'entra? Infatti l'azienda sanitaria ti dà l'intimazione di in qualche maniera di sgomberare l'appartamento. Cosa c'entra questo? Non c'entra assolutamente niente. Noi dobbiamo proteggere quelle persone che sono disturbate da queste altre persone, che possono essere straniere, ma possono essere anche studenti italiani, e si voleva intervenire per mettere un po' di ordine dove le persone sono preoccupate del disturbo quotidiano e costante che queste persone provocano, che possono essere studenti italiani, ma possono essere anche migranti stranieri. Primo. Secondo, l'altro anno, Danieli, se sono state convenzionate un centinaio di sanzioni ai posteggiatori abusivi. Senza quel regolamento, quel centinaio di sanzioni non sarebbero state commisurate. 18 sono state le denunce dell'anno scorso. E quando sono state pagate? Ho capito. Allora è come
prendere il migrante che violenta una o fa violenza su una fa violenza e dopo alla fine esce dopo 15 giorni. E il discorso è questo. Se purtroppo cioè non si può risolvere tutti i problemi in poco tempo ed imputare a chi governa che questi problemi non vengono risolti. Perché succedono di queste cose, perché purtroppo, dappertutto. Cinque anni precedenti non l'avete fatto questo. Come cinque anni precedenti? No, nei cinque anni precedenti non vi siete astenuti dall'imputare le cause di tutti i mali al sindaco Cosolini. Ho capito, ma il sindaco Cosolini ha riempito la città di stranieri, Lei ha appena fatto un'affermazione, ha detto che non si può imputare all'amministrazione il fatto che ci siano dei problemi e che non siano risolti. Allora, Serve anche la buona volontà, serve iniziare un percorso che porti a qualcosa. Bene, se dopo volete invece che con delle misure... Nel lungo periodo verrete valutati sulla buona volontà, mi sembra la buona volontà è già una cosa molto importante. Ci perché rassicura anche rispetto intendo dire che l'amministrazione comunale ha dei poteri limitati e l'importante è che cominci a fare qualcosa. Dopo con l'aiuto della regione qualcosa in più faremo adesso. Se avremo lo Stato allineato, sicuramente faremo qualcosa di più adesso, voglio dire. Visto che così appunto l'obiettivo? Intanto fare le cose con logica, che in questo paese dal 2011 le logica non esiste più, si fanno tutte le cose contro logica, invece di lottare per la povera gente si lotta sempre per pochi, non si sa mai perché questo motivo. Ma voglio dire, in qualche maniera cercare di rendere una situazione regolare dove intanto chi sbaglia paga e qua chi sbaglia non paga mai, prima quindi cosa. Aumenterete le pene per tutti i delitti? No, perlomeno aumenteremo le carceri, mi auguro. Aumenterete il numero delle carceri? Sì, perché non è che visto che in Italia ci sono 50.000 posti, e dopo in qualche maniera si depenalizza quello che va oltre i 50.000 posti, bisogna ragionare in maniera diversa. I cittadini italiani capiscono fino in fondo. Bisogna cominciare a ragionare che tanti sono i delinquenti e tanti devono essere i posti disponibili per tenerli dentro. Non che si ragiona al contrario, ci sono 50.000 posti nelle carceri italiane e tutto quello che va oltre si depenalizza, così non funziona. Primo. E secondo, in qualche maniera bisogna tutelare le persone che a parità di diritti devono avere a parità di doveri devono avere dei diritti uguali agli altri. Danielis. Mi pare logico. Senipolis, io su alcune cose posso essere anche d'accordo con te. Quello che critico è il venderle come panacea di tutti i mali. Cioè, se tu mi dici il regolamento da domani risolve il problema dell'immigrazione a Trieste e poi non lo fa, ho tutto il diritto di fartelo notare. E io sono spaventata da alcune posizioni che voi avete preso, però sono d'accordo sul fatto che c'è un eccesso di presenza di immigrati sul nostro territorio che va gestito, e quello su cui potrei essere d'accordo è cercare di ridurlo, di redistribuirlo, di gestirlo in un'altra maniera. Potrei essere d'accordo su quello, però non puoi vendermi dei provvedimenti che palesemente non avranno il risultato sperato, e lo sappiamo in partenza, come soluzioni perfette. Questo è il punto. E dovrete trovare il compromesso, visto che andate a governo insieme. Esatto. Dovete sedervi tutti e due dall'altra parte. Ha detto, su certe cose può essere allineato. Intanto faccio presente che qualche anno fa, quando la Lega diceva che bisognava prendere degli accordi con la Libia, tutti quelli che sedevano in quella parte lì ridevano dietro che dicevano queste affermazioni. Vabbè. Ora che il loro ministro Minniti ha fatto gli accordi con delle tribù in Libia, e non ride più nessuno, e quello che diceva la Lega in realtà il ministro vostro lo sta facendo, i risultati mi pare quindi che stanno arrivando. Quindi sulla linea di Minniti, non farete nulla di no diverso. Stiamo dicendo che Minniti ha fatto quello che noi dicevamo, che voi dicevate che non si poteva fare, invece lo sta facendo, e io credo che il prossimo ministro degli interni continuerà su quella strada, cercherà quindi di respingere Minniti. È Minniti che in qualche maniera ha fatto quello che Salvini e la Lega diceva. Scusi, Lipolis, e io credo che il prossimo diverso da Salvini.
una storia, un profilo diverso da Salvini. Ma siete, voi che ridevate quando dicevamo che bisognava fare gli accordi con la Libia, famulari. Poi credo che verrà presa. Non dica delle cose così buttate lì così. Per fare tanto, è già stato eletto. Le è andata più che bene, le faccio i complimenti. Sì, ma guardi che io non sono così, famuliari sono così 5 anni su 5, io non è che sono così in campagna elettorale. Ma sì, ma il fumo mi conosce occhi, bene, quindi però, sono così. Il fumo negli quindi, occhi, no? Ma non è fumo negli occhi. Dite che Minniti ha copiato Salvini, cioè adesso sì che mi viene da ridere, io non ho mai riso, però adesso mi viene da ridere. Minniti ha copiato quello che la Lega diceva da sempre. Sì, vabbè. Guarda, io non so come replicare. C'è intanto una presa di posizione della regione. Ricordo le trasmissioni di Ring di 3 anni fa. Già c'è una direttiva, no? Sì. Di Fedriga sull'accoglienza diffusa, cioè sì. La volontà di andare a scrivere, a comunicare al governo quelle che saranno le nuove direttive, le nuove linee che la stessa regione vorrà intraprendere. Perché è stato un fallimento l'accoglienza diffusa, ha portato disguidi sparsi in tutto il territorio. A parte che non si è mai visto in nessun paese al mondo dove un campo profughi viene fatto con l'accoglienza diffusa. Di solito i campi profughi sono per persone che scappano dalla guerra e che possono tranquillamente stare in un campo profughi dignitoso dove gli viene servito da mangiare. Ma dove lo facciamo quello di Trieste, 1200 persone? Dove lo facciamo il campo profughi? Le 1200 persone di Trieste che avete riempito voi, evidentemente negli ultimi anni. Nel 2012 non ce n'era nessuno. No. Nel 2012 non ce n'era uno, non ci devono stare, non devono andare in un campo profughi, non ci devono stare. Lei sta dicendo delle bestialità, sta facendo delle accuse. Nel 2011 c'erano 30. Il fenomeno migratorio non ce n'erano 30, nel 2011 ce n'erano 30. Lo so meglio di lei, perché ho frequentato tutti i tavoli possibili e immaginabili, ho dedicato anni della mia vita a questo problema. Quindi conosco molto meglio di lei i numeri, è chiaro questo, perché lei non c'era, non discuteva, non c'era. Le tabelle le ho viste. Qualche suo collega andava in stazione col cartello benvenuti a Kabul, non lo fa più adesso, non lo fa più, nel 2013 erano 300, dopo sono passati 500, dopo sono passati 700, ma è stato un fenomeno migratorio mondiale, lo sa che ci sono 60 milioni di profughi negli ultimi 2 anni nel mondo, saremo stati noi a farli venire a Trieste, ma sono tutti in Italia. Allora sta rettificando, dai, non diciamo cose che non stanno nel cielo né in terra. Ho detto però che non è stato fatto niente per bloccare questa crescita continua e veloce. Guardi, ha rettificato, lasci stare. Sì. Le bestialità no. Cosa si aspetta dalla sinergia che potrà esserci governo quando si arriverà a un sunto regione comune su questo tema? Beh, io credo che se questo governo è stato. Allora, noi probabilmente con i 5 Stelle non è che abbiamo tantissimo in comune. Questo è un governo per il fare. Allora è chiaro che in questo caso bisogna trovare un compromesso, ma è bella questa cosa perché per la prima volta dopo il governo Monti, il governo Letta, il governo Renzi, il governo Gentiloni. Sì. Conte è stato eletto dal popolo. C'è la speranza negli occhi dei cittadini che si possa fare qualcosa a vantaggio di loro e non a vantaggio di chi non si sapeva chi. E spesso e volentieri è stato fatto, perché la gente degli ultimi anni ricorda soltanto i salvataggi delle banche. Ora invece sa che si potrebbe fare, sa che si potrebbe fare una riduzione delle tasse vera, con la flat tax al 15-20%, sa che si potrebbe abolire la legge Fornero e sa che si può fare anche qualcosa dei 5 Stelle che magari la Lega non condivide. Se aumentare le spese non si è visto in nessun paese al mondo nella storia dell'umanità. Come fare qualcosa dei 5 Stelle che la Lega non condivide? Ma non ti pare di dire delle cose fuori da ogni grazia di Dio? Noi abbiamo il 32, voi il 17. Non è che facciamo qualcosa di residuale che voi forse no, Danielis forse non hai capito, ma dai, io sono per favore. Danielis forse non hai capito, ma io sono della Lega e io parlo. Sì, ma non puoi dire della Lega anche se sei della Lega. Dai. No, voglio dire, uno degli interessi principali della Lega oggi, anzi i punti principali della Lega, sono l'abolizione della legge Fornero, la riduzione delle tasse, la legittima difesa. Dopo evidentemente ci sarà anche qualcosa dei 5 Stelle che mi spiegherai tu dopo. Quindi ci sarà dei 5 Stelle e il resto della Lega o viceversa? Come si fa ad aumentare le tasse
Cioè, o anzi a diminuirle, perché poi di fatto non si capisce cosa succederà, ed aumentare la spesa, che questo è il costo perché della Fornero. A parte diminuendo, che ve lo siete dimenticati 3 minuti dopo, ma insomma lasciamo stare. Perché voi alzate... A proposito del... Sì, cioè, ma avete alzato talmente... C'è una copertura dello 0,1%. Certo, perché voi avete alzato talmente le tasse che sono aumentati gli evasori e sono affilati... Sì, ma non tornano i conti, ragazzi. Cioè, questo è un mondo magnifico quello che voi illustrate, ma i conti non tornano, ma neanche lontanamente. Ma lo staremo a vedere. No, lo staremo a vedere. Staremo a vedere. Già, insomma, bisogna avere solo un attimo. Tornano i conti? Bisogna avere un attimo di pazienza, Famulare. Bisogna vedere ancora cosa succederà. Non lo so. Confesso, mi auguro che tornino i conti. Ma come? Cioè, come fanno a tornare i conti? Questi sono i conti del buon padre di famiglia, no? Se tu cominci a fare spese pazze, ok? Però ti hanno ridotto lo stipendio dell'80%, cioè cosa succede? Fallisci? Succede un disastro? Ma è mai possibile, che i salvataggi delle banche, i 20 miliardi per le banche li trovate sempre? Sì, e quando si parla di qualcosa di serio, di concreto, miliardi, non si trova. Non si sta parlando. Ho capito, di invece di 20 costerà 40, molto probabilmente lo troveranno da qualche altra parte. La Fornero costa più di 150 miliardi, solo la Fornero. Solo la stiamo Fornero. Parlando dell'abolizione completa. Io vogliamo credo... parlare delle sperimentazioni fatte nel mondo, degli esempi che ci sono nel mondo dei flat tax, se hanno funzionato o no? Cioè, vogliamo parlare di questo? Perché se poi entriamo nel dettaglio parliamo del nostro paese, parliamo dell'Italia. Parliamo della speranza. Parliamo dell'Italia, dove c'è una percentuale di italiani che dichiara più di 100.000 e 200.000 euro, che è irrisoria. Questo cosa vuol dire? Che non è che calerà quello che pagheranno i ricchi, semplicemente i ricchi non porteranno i soldi all'estero, non li evaderanno e cominceranno a pagare una percentuale del 20% e finalmente pagheranno. Ma lei ha una fiducia straordinaria in questi italiani. No, io ho fiducia. Perché questi italiani non pagano le tasse. Io ho fiducia. Ma chi ha detto che le pagheranno dopo? Cioè, perché se in qualche maniera. È un'ipotesi fantascientifica, perché non è accaduto altrove. Ma sì, ma non è accaduto altrove. Prego, non c'è nessuna differenza. Mi è molto difficile sentire questi discorsi perché, non essendo un contabile, francamente, non ho un contributo da portare fattivo, concreto. Intanto scrivono, la Danielis ha idee del PD e non dei 5 Stelle. Ecco. Cioè, la Danielis ha idee del PD ma prende l'accordo con la Lega, esatto, con tutto un mispasto. No, è difficile inquadrarmi, ma in generale inquadrarci perché non abbiamo posizioni preconcette. Ma mi storia politica, dai, cioè, mi diciamo, piacerebbe, non c'è un pregresso. Mi piacerebbe allargare un attimo il così, discorso. Per... Perché conti fatti. Il discorso è che bisogna cambiare radicalmente paradigma, nel senso, viviamo un cambiamento della società che sta tagliando fuori dal mondo del lavoro sempre più gente, perché cambia il modo di fare industria, cambia il modo in cui l'industria si organizza. Abbiamo una situazione in cui dobbiamo cambiare modo di ragionare. Questo è un tentativo, io mi auguro che vada a buon fine, ma è chiaro che bisogna imboccare una strada diversa, perché qua non si può più discutere solo di lavoro come fonte di dignità. Qua bisogna cambiare il paradigma e discutere di reddito come fonte di dignità. Quindi come se un domani sarà necessario una sorta di misura bisogna di questo capire tipo. Cosa succederà domani. Certo è che se noi non cambiamo radicalmente il paradigma, ci troveremo un domani ad avere metà della popolazione al di sotto della soglia di povertà. Bisogna cambiare modo di ragionare. Questo è un discorso che deve valere per tutte le forze politiche. Così il sistema non regge. Non andrà avanti. Ci troviamo in una situazione sudamericana, da qui a breve. Allora noi ci fermiamo nel frattempo per la pubblicità, ritorniamo tra pochissimo. Rieccoci per la seconda mezz'ora in compagnia dei nostri ospiti. Durante la pubblicità abbiamo cambiato argomento, siamo tornati in città assieme a Emanuele, parlavamo di quella che potrà essere la situazione, sembra più da barzelletta che altro, degli
di chi chiede l'elemosina in Piazza Unità fuori rotondo. Ieri su Facebook, commentando un po' di post, ho scritto: beh, ma di cosa vi lamentate? C'è già la rotonda per le macchine, per il parcheggio, perché c'è la fontana dei quattro continenti, in realtà è già pronta. Si può fare un bel parcheggio sotterraneo, così risolviamo i masegni. Posteggi Piazza Unità e abbiamo finito, possiamo chiudere adesso la trasmissione. Esatto. Perché no, è chiaro, penso che al momento il progetto io non l'ho ancora visto e presumo che sarà qualcosa di integrato con l'architettura e quello che è Piazza Unità. Non mi immagino appunto il come rendering dei carrelli in Piazza Unità, oppure, tornando al discorso dell'elemosina, il migrante che chiede l'elemosina e porta via il carrello lui. Cioè, presumo che come a Venezia ci sono delle realtà in centro storico, sì, avranno studiato qualcosa di questo tipo anche in Piazza Unità. Speriamo di no. Daniele? Cosa? Ah, non ho sentito. Detto, speriamo di no. Io ho studiato a Venezia. Quando è uscita questa notizia del supermercato in Piazza Unità, la prima cosa che ho visualizzato è stata appunto l'insegna della destra che ho parlato all'interno. E ho avuto un attimo di scompenso. Poi ho pensato, no, c'è la sovrintendenza, la piazza è vincolata, sì, non sì, può sarà succedere. Che peraltro un investimento dalla parte privato, opposta c'era un bel scritto a wind. Perché però la farmacia sì e il supermercato no. Ho fatto tutta distante, una serie no, come di ragionamenti, no? Però, sempre riguardo a Venezia, riprendendo Venezia, io ho il ricordo distinto, perché abitavo ancora lì, di quando si è insediato il McDonald's al piedi del ponte di Rialto. E improvvisamente il ponte di Rialto sapeva di hamburger. Ora, come la quello che è successo è che è cambiata completamente l'atmosfera del luogo. Ma radicalmente, tant'è che adesso il ponte di Venezia è una specie di souk con il principio del vetro rotto, no? Se tu rompi il vetro a una casa, dopo un po' si rompe il secondo vetro, dopo pochissimo si rompe il terzo e diventa una specie un processo di a catena, diciamo. Un processo a catena, non so, una cicca per terra non è niente, diciamo, ma già che c'è McDonald's si però richiama seconda, un pubblico magari un certo, po' diverso. Certo. Abbiamo visto Piazza Goldoni, Piazza Goldoni effettivamente è successo questo. Bisogna vedere il progetto. C'è anche il però, fianco. Sì, no, beh, quello no, che no, fa paura a me è proprio il cambio di atmosfera, perché l'atmosfera sembra essere una cosa intangibile, ma quello che è cambiato sul ponte di Rialto è stata l'atmosfera. Prima respiravi la storia e poi respiravi l'hamburger, cioè sono due cose diverse. No, io penso che... E quello che temo io è questo: al di là di questa faccenda non c'è nulla che ostacoli il progetto, né dal punto di vista del piano del commercio, né dal punto di vista del piano regolatore. Non si vede perché un comune dovrebbe intervenire su un investimento privato. Certo. Cioè, in realtà non c'è niente di sbagliato dal punto di vista né tecnico né normativo. Quello che spaventa me è l'opportunità. C'hai dei fans? Scusa. Commentavo un messaggio. Però, qualcuno deve cambiare canale perché Famolari innervosisce, dice. Vabbè. Insomma, il discorso qui, quello che dispiacerebbe a me, e poi sarebbe, era lo stesso probabilmente contro Famolari e Prolipoli, sarebbe rovinare l'atmosfera di Piazza Unità, che per momento è il salone delle feste della nostra città. È un'atmosfera solenne, ha un'atmosfera istituzionale, pulita. Cominciamo a metterci qualcos'altro e diventa come Piazza San Marco oggi, che è piena di negozi di cinesi. E allora, signori, non possiamo portare ad esempio Venezia, perché Venezia ha fatto proprio il percorso sbagliato. Io dicevo nell'integrazione architettonica, non in quello che dopo, cioè al momento le persone si stanno preoccupando di quello. Davvero c'era qualcuno del che si immaginava il carrello in Piazza Unità, ecco, che ho detto questo, cioè, lo vedo improbabile, ecco. No, ma è vero, no, cioè, ma io trovo, sono d'accordissimo con la consigliera Danielis, perché penso che al di là appunto della preoccupazione per l'insegna, ma lì ci auguriamo che intervengano insomma gli organi preposti, il tema dell'atmosfera è quello principale, anche perché se ne apre uno, se ne aprono altri, la piazza ha una caratteristica di... unica nel fino mondo, a che ora sarà aperto, no? Le battute che si facevano era se restare aperto fino alle 22 i festivi come un altro famoso. Dopodiché io 24 ore. Sì, non salirei francamente sulle barricate per questa cosa, si tratta un po' di capire
come verrà. No, ma infatti, finché non vediamo il progetto non... Sì, sì, perché anche il tipo di prodotti che magari saranno più di nicchia forse, oppure magari destinati a chi lavora negli uffici all'intorno, magari quelle vaschette di... l'ingresso sarà dalla parte... magari di dietro e a fianco, sì, sul... dietro, quindi si tratta di capire. Mi piace poco anche il negozio di detersivi nella chiesetta Scansacrata, quello proprio... in Cavana. Lo trovo, sì, in Cavana, anche perché è una zona che, in cui si è investito tanto, si è fatto tanto per rivitalizzarla, rivalutarla. Beh, era negli anni 90 un punto un da evitare, no? Come strada. Sì, sì, e poi invece è diventata con Urban, insomma, un posto molto caratteristico. Non so, l'impressione che lì, proprio l'ingresso nella parte vecchia della città sia un po' deturpato da... C'è anche da dire però che le due zone hanno una caratteristica anche abbastanza diversa, cioè anch'io trovo, trovo estetica, una caduta di stile, ecco, i detersivi nella chiesetta sconsacrata, ma Cavana è comunque un pezzo di città vissuta, no? Cioè è un pezzo di città che ha residenza, che ha necessità di determinati servizi ed è bella perché è vissuta e quindi ci sta bene il CAD, ci sta invece bene Piazza Unità, dice di passaggio. E invece Piazza Unità è il salone delle feste, è come lasciare gli stracci nel salone delle feste, cioè è proprio è ma proprio infatti secondo me, diverso. Diciamo, essendo anche limitato 100 metri quadri, davvero piccolo, sarà probabilmente più qualcosa di alimentare una sorta di take away, quelle vaschette che ne so di che serate. È meglio o peggio però? Però sai, magari chi lavora là in zona può andare lì, prendere, mangiare in ufficio o in qualche spazio magari distante. Oppure sì, però se si faceva dietro. No, è ovvio, cioè, no, vabbè, però diciamo, hanno trovato quello spazio lì, certo, che poi comunque ha dei costi di affitto molto alti. Alti. Cioè in proporzione al Caffè degli Specchi siamo su prezzi decisamente elevati, quindi ha trovato tutte le gestioni fallimentari dopo l'audace, quindi i privati giustamente hanno trovato volevo dire anche io, lì pagano, non so se pagano 8-10 mila euro al mese d'affitto. Io sapevo 7.500, 7.500, 8 mila euro. È chiaro che non potranno vendere la mortadella un euro a letto, perché sennò va a finire che devono riempire tutta Piazza Unità di mortadella per pagare l'affitto. Quindi il problema grosso può essere l'insegna, che dopo all'interno vendano dei prodotti per i turisti che arriveranno, esatto, e che hanno bisogno magari di mangiarsi portarsi via qualcosa, che ne so, non mi scandalizza tanto. Non credo che ci può essere un effetto a catena, perché poi di locali da fare in Piazza Unità non è che ce ne siano tanti, ci sono quelli sotto il comune, spazi sono molto piccoli, tutti occupati, e non credo che nessuno ha intenzione di lasciare quello spazio che ha con tanta fatica e tanto sudore preso negli anni. Quindi no, questo non è un problema. E bisogna vedere cosa in realtà faranno. Io ho visto alcuni locali dedicati al market di qualità e sono veramente molto belli all'interno, quindi io credo che... Quindi punta sull'estetica? Va, punterà molto sul... secondo me che poi... mantenendo la cultura della facciata di Piazza Unità... Io non credo che un market da alimentari possa creare più problemi che un pub che magari vede la presenza di persone che fanno casino fuori, proprio all'interno della piazza, e che magari lì rovinano proprio la dignità della piazza, no? Quindi bisogna anche considerare tanti aspetti oltre all'aspetto in realtà... e pratico. È chiaro che in Piazza Unità qualcuno dice magari un marketing è forse più una cosa da come posso dire, suggerisce la giornalista che ha scritto tra l'altro l'articolo, Laura Tonaro del Piccolo, che l'insegna sarà color oro e è soltanto all'interno delle vetrine. Quindi per avere meno impatto, diciamo, possibile. Almeno l'impatto si ricordava prima, ci sono linee della tendenza che sono gettate da sì. Sono rigide, no, in quel caso non si sfugge laterale. Abbiamo un vincolo monumentale, sì, e quindi non puoi fare nessun cambiamento di facciata, cioè certo. Era proprio possibile appendere l'insegna sulla faccia, anche se confesso che il primo pensiero è stato quello, ho detto Dio, l'insegna rossa e verde su Palazzo Pitteri anche no, però il secondo pensiero è stato non è proprio possibile, perché c'è un vincolo e tu non puoi appendere l'insegna rossa e verde. No, tra l'altro una battuta su quello che ho detto prima della mortadella, ma è vera, io quel vecchio gestore dell'audace un giorno mi disse, io per pagare l'affitto di questo posto qua, senza pensare che poi chiaramente avevamo un sacco di dipendenti, devo riempire di tazzine tutta Piazza Unità, di tazzine di caffè, perché in realtà gli affitti sono troppo alti, no? Per un locale così piccolo.
che ha la concorrenza spietata proprio veramente del caffè degli specchi di fronte. Manuele Esposito, abbiamo ancora un quarto d'ora circa, poi abbiamo altre parti con altri ospiti. La questione vice sindaco, ci fai il punto? Questione vice sindaco. Allora, so che oggi pomeriggio c'è stata una riunione del gruppo e degli assessori di Forza Italia, perché sappiamo tutti, diciamo, la nomina di Alessia Rosolen in giunta a Fedriga e giunta regionale ha fatto storcere il naso. E diciamo anche il colore politico che si è dato alla giunta, la maggioranza della Lega o comunque vicina alla Lega come Bini e Rosolen, appunto, anche questo ha fatto storcere il naso. Prima delle elezioni 2016 è vero c'era stato un accordo preelettorale tra Di Piazza e Roberti, che allora era in realtà il candidato sindaco della Lega, e poi appunto c'è stato l'accordo, il ticket, diciamo, per sì, chiamiamolo sindaco. Come quindi va di moda. Poi però le elezioni avevano dato un risultato diverso da quello sperato e diciamo annunciato dalla Lega, e Forza Italia in realtà era stato il primo partito. Quindi sarebbe dovuto aspettare a Forza Italia il vice sindaco. Motivo per cui adesso, con le dimissioni di Roberti, Forza Italia avrebbe voluto il vice sindaco, che al momento tra l'altro va detto che Bucci dovrebbe essere non il vice sindaco ma il vicario facente funzioni, sì, perché la figura adesso anziano, è scoperta anche, non esatto, per questioni anagrafiche, esatto, ma per questioni l'assessore anziano. Quindi questo è al momento. Poi secondo me prossima settimana ci sarà la nomina di Polidori, perché comunque l'esito delle elezioni a livello nazionale, a livello regionale, hanno delineato che la Lega è un voto forte, esatto, cioè, che non si può non considerare, e soprattutto una quindi cosa. C'è un inghippo fra la promessa preelettorale che diciamo indicava Forza in Roberti, Italia, no? Esatto. Adesso la Forza Italia vorrebbe adesso però c'è, anzi addirittura mi hanno detto che in caso in cui Polidori fosse stato nominato vice sindaco, Forza Italia avrebbe chiesto anche una ridistribuzione delle deleghe, magari dopo l'estate o così, però penso che alla fine chiederemo poi a Polidori. Esatto, no, beh, Di Piazza stesso, se sì, è intenzionato, certo, decide lui alla fine, e per quanto poi... Diciamo, l'altro aspetto che va considerato è una cosa, in regione se dovesse esserci mai una rottura, Forza Italia-Lega... La Lega in regione, diciamo la maggioranza in regione può fare a meno di Forza Italia, se non sbaglio, stando ai numeri, con Fratelli d'Italia e la lista progetto FVG. In comune no. La Lega ha troppi numeri e quindi diciamo il compromesso va trovato. L'Ipolis? Quello che non piace a L'Ipolis. Ricostruzione fedele? No, quella... no, io non riesco a capire il collegamento tra regione e comune, tra il caso Rosolen e... allora cioè non riesco a capirlo. Beh, forse una ripicca, però partiamo dalla ripicca e basta, nel senso che ma quale se questo prima? Se ripicca questo quale prima? Non lo so. Intendo dire, se questo cambiamento deve arrivare dopo una verifica elettorale, questa verifica ha voluto che i voti della Lega si triplicassero e i voti di Forza Italia diminuiscono, non riesco a capire da dove parte la rivendicazione del ruolo di vice sindaco, visto che se c'era il vice sindaco prima della Lega, tanto più ci deve essere adesso dove i voti sono triplicati. Per quanto riguarda il caso Rosolen, io lo leggo come... Chi è che si arrabbia per la Rosolen in Forza Italia? Cioè, sì, Forza Italia c'è... Diciamo, non è un segreto, diciamo che si sono un poco risentiti, Il vicepresidente del Consiglio regionale, con delle deleghe molto forti, il presidente del Consiglio regionale, c'ha un altro assessore. Voglio dire, la Rosolen ha fatto l'assessore al lavoro e all'università in una giunta precedente, facendolo molto bene. E probabilmente, anzi quasi sicuramente, io sono convinto, lo farà molto bene anche adesso, ed è una sicurezza, una garanzia anche per... Cioè voglio dire, non so dove c'è il problema. Se c'è una ripicca per quello che è successo in passato, che in realtà un'altra Trieste ha fatto perdere, sì, questo e quell'altro, beh, insomma, a parte che bisogna secondo me mettere una pietra sopra su quello che è successo nel passato, non è il primo caso e non sarà nemmeno l'ultimo dove forze di centrodestra o forze di centrosinistra vanno alle elezioni divise e grazie a questa divisione ne approfitta l'avversario. Cioè voglio dire, è sempre successo, Rifondazione Comunista ha fatto perdere tantissime volte il PD, cioè penso che quindi voglio dire, sono cose che succedono. L'importante è che non ci sia
un aspetto ideologico contrario. Ecco, io sì, un Alfano, altra provocazione, cioè voglio dire, l'Alfano di turno che si allea con l'avversario a me non sta bene, però voglio dire, tutte non queste, siamo a questi livelli, tutte queste situazioni, vabbè, Alfano era alleato con voi, a me, cioè, personalmente non sta simpatico Famolari, cioè, diciamo che ci sono degli equilibri interni, voglio dire che ci sono delle differenze in molte cose, beh, no? Va detto un'altra cosa, in realtà, prossima settimana o comunque nei prossimi giorni verrà, si decideranno anche le presidenze delle commissioni regione, anche questo è importante, certo, quindi anche certo. In questo caso probabilmente Forza Italia non arriva allo scontro, per quindi diciamo è un dare avere. E beh, politica diciamo difficile, cioè gli equilibri all'interno della maggioranza ci sono, cioè sempre politica è, quindi anche è normale. Declic potrebbe fare vice sindaco. Anche Declic potrebbe fare vice sindaco. No, sì, beh, però vorrebbe Declic. Dire, vorrebbe sì. dire... Io penso che lei sarebbe... Però vorrebbe adatta. Dire licenziare uno degli assessori attuali di Forza Italia. Per forza? Eh sì, perché la giunta è quella, deve essere... Io ripeto, su Manuela Declic penso che... Quindi diciamo che Declic un poteva salire... dalla Lega. Come la vedete questa situazione, Famulari? Ma guardi, prima dobbiamo vedere, questo è proprio un problema loro. Loro, sì, sì, beh, però... loro sono divisi, questo lo abbiamo visto spesso, poi devono trovare ovviamente, chiamiamolo il giusto mezzo, chiamiamolo come vogliamo, devono trovare l'accordo, però insomma... Non è che sono andati d'accordo in questi ultimi due anni, lo abbiamo visto in tantissime situazioni e tuttora sono un po' in difficoltà. Beh, basta vedere a hanno livello creato. Nazionale, Berlusconi sì, certo. è passato dall'astensione al governo al appunto. Voto contrario. Quindi, la situazione insomma anche qui ha i suoi evidenti riflessi o anche le sue origini in parte. Quindi è un problema che dovranno risolversi, lo faranno perché pur di mantenere ovviamente il ruolo che hanno ottenuto anche grazie al voto insomma, dei cittadini, lo faranno. Però francamente non mi appassionano molto queste beghe tra Lega e Forza Italia. Do una valutazione sulla sulle persona, persone. Insomma, per quanto le ho conosciute nel ruolo rivestito fino ad oggi, per cui ho ritenuto di dire insomma Manuela che. Manuela Declic è il profilo indicato. Penso che Bucci? Lei abbia un profilo adatto. Non è la persona a fare adatta. Vice sindaco? No. Francamente io ritengo di no. Danielis? A fare vice sindaco Danielis? No. Danielis a fare vice sindaco? Sorride, non, si ha... non mi riguarda, nel senso che sono decisioni che prenderanno loro e vedremo che decisioni prenderanno, ci adegueremo, prenderemo le debite misure. Ecco. Un messaggio chiedeva se Lippolis prende il posto di Roberti in regione, funziona così perché praticamente essendo stato nominato assessore libera un posto da consigliere proprio perché non può... Sì, perché rinuncia al posto da sì, consigliere. Si dimette da sì, consigliere. Si dimette da consigliere con e anche comunale. Ed è da qui quella sì. scala di nomine sì, esatto, di cui abbiamo fatto prima menzione, esatto. Promossi e ripescati. Panteca vice sindaco, ma deve fare una scuola di diplomatia. No, di dizione prima e poi è pronto. Povero Panteca, adesso lo nominiamo, è un assente, quindi no. Non no, commentiamo ma poi rimane il discorso che al momento gli assessori ci sono e uno di loro deve fare. Ma gli assessorati restano così? Chissà, al momento, Beleghe? Al momento direi di sì, perché alla fine Polidori, diciamo al momento per cambiarle poteva essere questo prima dell'ingresso di Polidori o con l'ingresso di Polidori magari fare un rimpasto, ma penso che al momento sì, poi... Magari più avanti il sindaco deciderà di cambiare qualcosa. Al momento non credo che ci sia all'orizzonte nulla, anche perché appunto il momento per Forza Italia di chiederlo è questo. Tra poco, diciamo, sì, una volta che la regione partirà con i lavori, non ci sarà neanche più tanto margine di contrattazione, penso. Famulari, prime impressioni su questo consiglio regionale che si è insediato da poco, ma che comunque già alla sua composizione anche il Partito Democratico vede Russo che è il più votato in tutta la regione, Cosolini che ha avuto un buon numero di voti, poi ci sono gli altri esponenti dei collegi degli altri province. Sì, il gruppo del Partito Democratico in regione è un gruppo molto forte, quindi è un gruppo che saprà fare opposizione sul merito. Un gruppo tosto, se Pozzonello, persone che hanno avuto esperienze di governo molto importanti anche all'interno della regione, insomma Cosolini è stato assessore al lavoro, Pozzonello lo sappiamo. Poi ci sono insomma altre figure di rilievo, la stessa esperienza ovviamente di Francesco Russo che è stato senatore, che quindi
ha insomma anche un'esperienza di tipo nazionale importante, quindi io credo che ci sarà opposizione nel merito sulle questioni che si ritiene insomma di non condividere, e ci sarà opposizione costruttiva laddove è importante, perché la democrazia lo prevede. Io lo ricordo sempre perché secondo me c'è un momento in cui la democrazia è stata un po' equivocata, no? Nel senso che chi ha vinto ha vinto e quindi può fare ciò che vuole, che ha perso, tutto questo è vero perché i voti contano, però poi ci sono altri aspetti che sono il rispetto per le istituzioni, il senso delle istituzioni, il ruolo delle istituzioni, ruolo di governo, ruolo di consiglio nel caso della regione, ma lo dico anche e a proposito rispetto a ciò che accade in Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale, a mio avviso, non è rispettato tanto quanto meriterebbe per il suo significato. Rifacendosi alle ultime sedute. Ma non solo alle sedute, ultime, generale, guardi, già loro hanno sempre, l'opposizione ha sempre detto, il discorso per esempio che il sindaco per citare il bilancio, magari, mi viene in mente quello. Ecco. Ma insomma il sindaco lo ha detto qui in questa trasmissione, perché io l'ho visto qui, che le mozioni sono, parafrasiamo, carta straccia. E il fatto che l'opposizione non venga ascoltata in sede di bilancio, che è l'atto programmatorio più importante che un comune fa ogni anno, ma non solo non ascoltata, ma proprio umiliata, nel senso che tra l'altro nell'ultima circostanza che lei ha citato, in un certo senso io ho sentito anche un'umiliazione per la stessa maggioranza, perché è stata poco attiva, ma non credo perché il bilancio è perfetto, perché non è mai perfetto, il bilancio è sempre ovviamente un compromesso, quello che togli da una parte lo metti dall'altra, ma perché non ha, io ritengo, e poi forse mi sbaglierò, potuto esprimere eventuali aspetti critici o modifiche, che tra l'altro vengono sempre fatte anche dai consiglieri di maggioranza, per la mia esperienza, io l'ho sempre visto fare, da quelli di minoranza e da quelli di maggioranza. Ma insomma io non volevo tornare a questo, perché lei mi aveva chiesto della regione, quello che secondo me sarà importante è che questi diversi ruoli vengano rispettati nel loro insieme. Quindi un consiglio regionale forte, in cui ci sarà una posizione forte, che mi auguro il presidente Fedriga e la giunta saprà rispettare, nel significato profondo del fatto che anche coloro che sono eletti in minoranza rappresentano abbiamo i cittadini. Voce. Qualcuno prima, non mi ricordo nemmeno il contesto preciso del messaggio, ha detto con che diritto parla? Col diritto di essere stata eletta dai cittadini, e quindi io rappresento, tra l'altro anche con voti molto ma di molto maggiore rispetto a tanti consiglieri della maggioranza, una parte di cittadini. In realtà nel momento in cui uno entra nel consiglio comunale, per quanto mi riguarda, al dovere, dopodiché ognuno la pensa come vuole, non voglio insomma ovviamente condizionare il pensiero altrui, però di rappresentare tutti i cittadini, non solo coloro che lo hanno eletto, nel senso che si manifesta una certa sensibilità, una certa visione, però c'è una responsabilità anche di carattere collettivo, e quindi io credo che questa responsabilità debba essere sinceramente rispettata da chi ha avuto appunto l'onore poi di presiedere queste istituzioni. Mi auguro che questo accada in regione, di vedere questa cosa, di non vedere altri tipi di spettacoli che francamente credo che sui quali si debba comunque tornare indietro, lo dico in generale. Sarà forse più difficile ancora che si verifichi quello che dice Famolari, perché comunque in regione, a differenza del Consiglio Comunale, i numeri della maggioranza sono molto molto più alti rispetto a quelli dell'opposizione, avendo preso il premio di maggioranza, diciamo, hanno margini ben più ampi, e quindi, però è vero che dall'altra parte l'opposizione in questo momento ha dei pezzi da 90, niente male, e secondo me a livello me l'opposizione che vedremo adesso, comunque da Cosolini, Russo, comunque Onze, cioè abbiamo sindaci, ex sindaci, abbiamo poi ruoli, cioè persone che hanno un'esperienza, e lo stesso Bolzonello, penso che Bini lo massacrerà, diciamo, penso a livello, perché ha preso le sue deleghe, e quindi diciamo al di là dell'esperienza professionale pregressa, comunque Sì, ha già detto anche ieri sera che bastonerà tantissimo Riccardi sulla sanità, come il centrodestra alla fine ha fatto. Sì, se sarà necessario bastonare, perché insomma va tutto un po' ricondotto anche al senso delle cose. Ultima battuta, Danielis, su questo. Il Movimento 5 Stelle esce con consiglieri meno, questo l'abbiamo raccontato. Abbiamo perso la Fratolin, che
era stata una bravissima consigliera nella scorsa consigliatura. E poi il bilancio, mi allaccio solo a questo, ne avevo parlato poi il giorno dopo, proprio a Sveglia Trieste, assieme con questa censura, chiamiamola, forse un termine grosso. È stato demoralizzante, devo dire. Poi l'ultima battuta lì, poi se poi chiudiamo. Trovarsi di fronte a una maggioranza del tutto muta, in attesa di una scontata approvazione del bilancio e di una scontata non approvazione di qualsiasi proposta dell'opposizione, è stato frustrante. È stato frustrante perché fossimo stata un'opposizione che faceva ostruzionismo, avrei capito, ma nessuno si è sognato di presentare 400 emendamenti, no? Abbiamo presentato in tutto quanti erano? 28? Sì, intorno alla trentina. Sì, una trentina di emendamenti, trentina, totali erano. 32. Contro, mi pare, l'ultimo di Cosolini erano, se non sbaglio, 330 e qualcosa emendamenti, ecco, se non ricordo male. 30 emendamenti che andavano nel merito delle cose, spostavano anche piccole cifre, no? Per spostare l'attenzione magari su una cosa che ci sembrava fosse stata un po' trascurata. Ecco, non prendere neanche in considerazione, non dico approvarli, ma almeno partecipare alla discussione, dire perché non vengono approvati o per quale ragione non vengono presi in considerazione. Ecco, questo è stato veramente orribile. E l'atteggiamento del sindaco e era di quello che era costretto a stare lì perché per il bilancio non poteva fare come fa abitualmente, cioè ignorare il consiglio comunale. Ecco, questo è scarso rispetto delle istituzioni e scarso rispetto della democrazia per me. Due battute, una sulla regione e una sul comune. Per quanto riguarda la regione, è vero, il gruppo di opposizione è un gruppo molto forte, però i primi anni avrà poco da parlare, visto i disastri che hanno lasciato in regione, insomma bisogna stare un po' attenti. Prima di avere il coraggio di aprire bocca, uno deve contare fino a 10. E per quanto riguarda invece il comune, è stata una scelta quella dell'amministrazione degli ultimi anni, in qualche maniera, di non accogliere e di non accogliere né emendamenti dell'opposizione, ma neanche quelli della maggioranza, per evitare una scelta. No, è una scelta nel senso di in qualche maniera di andare dritti per la propria strada. Qualcuno vede come gli emendamenti del bilancio come un mercatino delle, mi dispiace dire il termine, il mercato di quegli animali lì. Ok, delle vacche si può dire, il mercato delle vacche. Ogni animale va bene a questo punto, siamo più in fascia protetta. Dai, no, ma è brutto dire il mercato delle vacche, è proprio un termine che stona con la politica. Capito, no? Quindi per evitare una serie di emendamenti che poi portavano acqua al proprio mulino o al mulino. Voglio dire, per evitare questa cosa. I vostri forse? No, qualcuno. No. Non tutti. Beh, chiaro che ci sono. Beh, fosse stato fatto prima delle elezioni, secondo me qualche emendamento della maggioranza ci sarebbe stato. Ci sono degli emendamenti che purtroppo vanno in quella direzione lì. Per evitare questo mercanteggiare, questa amministrazione ha deciso di non accettare. Di tirare dritto. Ecco, quindi è una scelta, condivisibile o meno. Qualcuno, anche nella maggioranza qualcuno non l'ha condivisa. Quindi voglio dire, però non è che è stato fatto un torto all'opposizione. Forse è stato fatto un torto a tutto il Consiglio. Bravo. Può essere. Su questo siamo d'accordo. Daniele, se non abbiamo troppo. Finito d'accordo. Va bene. Va bene. Grazie dunque, questo per questa prima ora assieme. Ora pubblicità, subito dopo saremo in compagnia di Paolo Polidori. Resterò ancora qua una decina di minuti. Dei vari assessorati, no? Tenete i tempi, no? Sì, quando te mi inizi ti io tengo il tempo. Partiamo. Dai.
Rieccoci a Ring, buonasera e ben trovato Paolo Polidori, nuovo buonasera, assessore buonasera alla sicurezza, polizia locale, grandi eventi, protezione civile e famiglia. Ho detto tutte le deleghe? Tutte perfettamente. Tutte deleghe. Da Pierpaolo Roberti, che adesso è diventato assessore regionale, sono passate a Paolo Polidori, che sì, le prende in toto tutte, no? Voto per pieno, sì, ecco. Tutte uguali. Pari. Ecco, io la prima domanda che faccio è questa. Ci sarà una continuità rispetto a quanto fatto da Roberti, seguendo poi anche alcuni principi, alcune linee politiche, anche possiamo dire, che ha dettato l'ex vice sindaco e assessore nel corso di questi 2 anni? Ci sono delle, invece, dei dettagli che magari sfuggono un po' dalle logiche precedenti? Beh, assolutamente sì, ci sarà comunque una continuità, anche perché il percorso che anche Roberti ha fatto deriva a sua volta da un programma che è stato elaborato in primis dalla Lega e poi condiviso anche dalla maggioranza di centrodestra, per cui tutto quello che ha fatto Roberti ovviamente nasce da prima, ovviamente poi ognuno ci mette il suo zampino e la sua impronta, però per quanto riguarda grandi tematiche, ovviamente se parliamo di sicurezza e polizia locale in primis, ovviamente questi sono assessorati e tematiche strategiche per la Lega sulle quali ci siamo sempre spesi, sia per quanto riguarda come amministrazione, sia dal punto di vista della parte politica, cioè, quando comunque sono stato fino a qualche giorno fa in consiglio comunale anche come capogruppo, comunque politicamente abbiamo sempre messo in via prioritaria e dato una marcatura ben forte, precisa, ben forte a queste tematiche. Sicuramente per quanto riguarda ci sono dei grandi lavori che sono stati messi in piedi fino ad oggi da Roberti, poi andiamo magari a vederlo nello specifico, dettaglio. Però voglio dire, qual può essere la differenza tra me e lui? Dicevo, a carattere personale, ognuno ci mette la sua impronta. Io dico sempre che se si può arrivare fino a un certo punto, io dico sempre magari vediamo cosa si può fare oltre il limite, no? Sempre nei limiti ovviamente della legalità, certo, per carità, sì. Però la mia impronta vuole essere molto precisa dal punto di vista soprattutto della sicurezza, della difesa dei cittadini in primis, dell'ordine pubblico, sfruttando ovviamente quelli che sono stati anche fino ad oggi i regolamenti di polizia urbana in primis, che hanno normato, diciamo, determinate casistiche. Ci sarà un pugno duro, chiamiamolo così, su certi fenomeni? Adesso mi viene in mente magari quello dell'accattonaggio, quello dei posteggiatori sulle rive, certo, perché abbiamo visto che è un fenomeno, chiamiamolo così, che nonostante poi siano stati introdotti dei regolamenti per limitarlo, vincolarlo, continuano a esistere. Certo. Partiamo dal presupposto che nel momento in cui si pongono dei divieti di sosta nel codice della strada, la gente continua a mettere la macchina in divieto di sosta. C'è uno strumento però che ti dice: guarda che in quel momento stai facendo un'infrazione e vieni penalizzato e devi pagare la sanzione. Così nel caso di posteggiatori abusivi o quant'altro, noi l'importante è che l'amministrazione metta in piedi tutte le possibili armi, tra virgolette, a disposizione per arginare il più possibile questo fenomeno. Ovviamente non si potrà debellarlo, almeno io spero di sì, però voglio dire, gli strumenti messi a disposizione sono sicuramente quelli che partono dal regolamento di polizia urbana, ma anche e soprattutto con l'ultimo provvedimento, cioè quello sul DASPO urbano, che va appunto a prendere lì dove c'è la parte debole, no? Perché ovviamente se tu azioni soltanto un meccanismo sanzionatorio, ovviamente con queste persone non esci, perché ovviamente il pagamento delle sanzioni non è un grande deterrente. Non è un deterrente, ma nel momento in cui attivi determinate questioni come il DASPO urbano, cioè che è stato previsto tra l'altro dal ministro Minniti, una delle cose che bisogna rendere atto che ha fatto di positivo e che noi abbiamo preso in toto, e cioè quel provvedimento delimitato comunque in una grande area di Trieste, della città, la parte centrale, dove all'interno della quale se si verificheranno certi determinati comportamenti come quali quello dei posteggiatori abusivi, ci sarà come previsione l'allontanamento, questo da parte della questura, però voglio dire il comune mette in atto tutte quelle armi possibili per arginare. Non c'è il rischio che venga aggirata anche questa norma da parte di chi poi insiste, no?
Perché sì, un conto io do la multa a te, tu la metti in tasca o la butti via, finisce lì. Io ti dico vattene via, tu dici sì sì tranquillo me ne vado io, poi resto qua. Certo. Cioè, non c'è, può esserci anche questo rischio. Beh no, in questo caso nel momento in cui... uno strumento girabile, ecco questo dico. Ogni volta si dice è fatta la legge, trovato l'inganno. No, però se eventualmente, poi è tutto da verificare, io spero che questo serva da deterrente, che sia un'arma efficace. Non sarà così? Bene, andremo avanti utilizzando evidentemente o eventualmente altre armi. Ricordo anche che in questo momento siamo in procinto, si spera, di avere un nuovo governo che magari da lì metterà in atto altri provvedimenti che abbiano un'efficacia ancora maggiore sulla idea? Questione. No, troppo presto. Ma no, adesso è troppo presto, però l'importante è che come principio si mettano in atto quelle che sono le idee che fanno parte di un movimento politico, quali la Lega, che mette in prima persona, in primo piano, la sicurezza della gente, la sicurezza dei cittadini e comunque un ordine, una vivibilità della città alla portata di tutti. Già fatto il giro degli uffici per conoscere poi il personale, tutto quanto? Sì, tra ieri e oggi ho fatto il giro, ieri sono andato a Palazzo Gopcevic, dove c'è tutta la parte di direzione relativa ai grandi eventi, e oggi ho fatto un giro ancora più consistente alla caserma San Sebastiano per quanto riguarda la parte relativa alla polizia locale, ovviamente la sicurezza, che è stata veramente molto interessante. Non è finita qui perché ci sono anche i vari distretti. Io voglio conoscere, e penso sia anche doveroso e utile conoscere tutte le persone che lavorano all'interno delle direzioni che andrò ad amministrare. Per cui la prima cosa è avere l'umiltà di voler imparare, di vedere come si lavora sul campo, pian pianino, poi ovviamente con l'esperienza, mettere in atto, ma anche molto ascoltare quelle che sono i consigli anche, no? Tutti gli aspetti di chi lavora sul campo ogni giorno. Già in mente quelle che potranno essere le prime attività da assessore, proprio insomma, come a termini di proposte, di idee? Beh, diciamo sempre nell'ambito della continuità con Pierpaolo Roberti, c'è per esempio il fatto di implementare tutto il discorso relativo al monitoraggio della città attraverso le telecamere. Lì facendo il giro nella caserma mi è stato appunto detto sì, ci è stato dato un'impronta molto consistente. Ci sarà sicuramente da migliorare, perché si vede che col sistema delle telecamere, e direi anche coadiuvato da quel sistema che è stato messo in piedi a livello di Trieste Trasporti con gli autobus, con le telecamere degli autobus, quello sicuramente è un validissimo supporto. Non è un monitoraggio in diretta della città, ma nel momento in cui può venire l'incidente o succede qualsiasi evento, ci sono tante telecamere in giro per la città che quindi aiutano sicuramente in questo tipo di attività. Una dei punti che siamo in procinto, comunque che stiamo portando avanti, sarà il fatto di riportare di riaprire il distretto della polizia locale a Opicina, quindi ritornare sull'altipiano, visto tra l'altro che anche negli ultimi mesi si sono visti parecchi fatti di cronaca anche abbastanza violenti, cruenti, voglio dire, penso che la presenza direttamente sul territorio da parte della polizia locale, in questo caso Opicina, sia una cosa che vada fatta e vada garantita alla gente. Sull'armamento? Poi va, immagino, tutto un po' sulla sua schiena, no? Tutto il discorso. Sì, sull'armamento... Sulle spalle, diciamo così. Certo, no, me lo porto volentieri avanti questo fardello, tra virgolette, sì. È uno dei punti cardine, se vogliamo, del programma, dell'intero programma del centrodestra per questa consigliatura. L'armamento è stato ed è previsto, quindi è condiviso da tutte le forze del centrodestra. Qui ci sono tante considerazioni da fare, perché io fino ad oggi ho visto un'informazione, parlo in generale, non parlo sicuramente di voi, che è stata data in via molto strumentale e se vogliamo tendenziosa. Perché vede, già il fatto di porre la questione su una domanda: volete voi cittadini che la polizia urbana vada in giro armata? È una domanda che ha una certa finalità, ma non è quello l'obiettivo. Cioè, il fatto di dare l'armamento alla polizia serve a cosa? Serve al fatto che la polizia locale può fare pattugliamento notturno.
Allora, se io pongo la domanda al cittadino, ripartiamo da zero e dico, caro concittadino, vuoi tu che di notte ci siano delle pattuglie di polizia locale che presidiano e salvaguardano il territorio? Ovviamente io penso che la domanda si sposta, la risposta si sposta in maniera determinante, no? Perché uno è il mezzo, l'arma, l'altro è l'obiettivo. Allora io devo porre la domanda se sono obiettivo, devo porre in maniera oggettiva, cioè qual è l'obiettivo che ti poni? L'obiettivo che mi pongo è quello di salvaguardare, di controllare e monitorare il territorio attraverso pattuglie della polizia locale. Come? Soltanto attraverso l'armamento. E da questo punto di vista noi dobbiamo fare i conti con una situazione a Trieste che è abbastanza allarmante in questo momento, perché di pattuglie della polizia sono poche, sono pochissime. Tra l'altro, se succede un incidente di notte, devono essere distolte dal loro servizio di pattugliamento per andare a fare i rilievi per l'incidente. Perché non interviene la polizia locale. Per cui c'è ancora meno presidio del territorio. Allora, quale cittadino potrebbe rispondere no a questa domanda, al fatto di dire vuoi tu che no, ci siano più pattuglie della polizia locale sul territorio? Solo un'altra domanda su questo. L'organico della polizia locale permette di strutturare tutta la modulazione dei turni anche per fare il notturno? Allora, diciamo che anche qui c'è un percorso messo in piedi che porterà comunque all'assunzione di una cinquantina di persone i primissimi mesi del prossimo anno, esatto, e quindi sicuramente persone giovani, perché ovviamente bisogna svecchiare quella che è oggettivamente un'età media molto alta da parte della polizia locale, oltre i 50 anni, sai, un po' difficile magari per certi, per me no, perché io continuo a correre, però voglio dire, mi rendo conto che no, il fatto di avere delle persone che quindi verranno selezionate anche in base a prove fisiche, no, è quello lì, quel sistema comunque andrà verso lo svecchiamento dell'organico e verso anche la possibilità da parte di queste persone di dotarsi di un'arma. Questa sarà condizione sine qua non. Voglio precisare un'altra cosa da questo punto di vista. Il 92% di coloro i quali lavorano all'interno della polizia, degli organismi di polizia locale, nelle città italiane al di sopra dei 50.000 abitanti, quindi con una consistenza medio-alta, siamo oltre 200.000, per cui ancora a maggior ragione, il 92% dell'organico, quindi facendo conto anche degli amministrativi, ha indotte un'arma. Per cui, voglio dire, mi pare anche 98 comuni su 120 delle ex capoluoghi di provincia, Trieste non l'è più, hanno in dotazione, hanno una polizia locale armata, e come capoluoghi qui all'interno della regione. Allora voglio vedere perché una sinistra che tanto si batte contro l'armamento della polizia locale poi ha un Bolzonello che, no, nel suo ambito comunque ha una polizia locale armata. E quindi da questo punto di vista non vedo come ci possano essere delle questioni da controbattere da parte di chi non vuole portare avanti questo discorso, che è un discorso sempre di buon senso e di garanzia per la cittadinanza. Senta, adesso lei andrà a tirare un po' la giacchetta a Roberti, visto che lui è assessore regionale alla sicurezza, poi agli enti locali, eccetera, eccetera. Lei invece è comunale, quindi c'è una linea anche, no, di successione, non solo del lavoro svolto in consiglio comunale e in comune, proprio quando lui era assessore e lei era capogruppo e consigliere, ma adesso proprio nel rapporto comune-regione anche per i finanziamenti. Certo, beh, da questo punto di vista... Poi della Lega tutte e due, quindi. Da questo punto di vista, sì, certo, sono sicuro che Roberti si lascerà tirare per la giacchetta, per cui, oltre al fatto di conoscere perfettamente qual è la situazione a Trieste, ragioniamo ovviamente tutti e due sulla stessa linea d'onda, sulla stessa lunghezza d'onda. Non vorrei addirittura portare il discorso a livello governativo, dove probabilmente non ci potrebbe essere ancora avanti, però ci potrebbe essere un filo, ci potrebbe essere un allineamento planetario assolutamente
favoloso da questo punto di vista, per cui sicuramente le tematiche sulla sicurezza non saranno messe in secondo piano dalla Regione, questa in maniera, nella maniera più assoluta. Quindi anche a livello di finanziamenti, dove serviranno, come si è detto prima, per quanto riguarda le telecamere, ma ne abbiamo parlato anche con Roberti, lui sta già spulciando all'interno del bilancio regionale, e sulla capitolo migrazione o immigrazione, come vogliamo chiamarlo, ci sono delle voci che sono assolutamente da limare, da depennare in maniera progressiva. Ma insomma, che hanno poi ripercussioni sui comuni? Hanno ripercussioni sui comuni nella misura in cui le risorse sono date, no? E voglio dire, ci sono soldi dati per l'acquisto della casa agli immigrati, ci sono soldi dati per percorsi di formazione, ci sono tanti soldi, ma centinaia di migliaia di euro da tutte le parti, per esempio sulla parte relativa al rientro nel proprio paese d'origine ci sono 0 euro. Quindi da questo punto di vista, ovviamente, questo è stato impostato ovviamente da chi ci è preceduto, quindi da quella sinistra che ha fatto della migrazione evidentemente un enorme business e con un'impronta ideologica assolutamente deleteria per i nostri concittadini, ma su questo hanno avuto modo di esprimersi nelle ultime elezioni in maniera chiara, netta e precisa, quindi conosciamo perfettamente quella che è la volontà del cittadino, che chiede più sicurezza, chiede più regole, chiede che ci sia una città più vivibile, e questo e su questo ci vuole qualcuno che dia un'impronta anche forte, se vogliamo, quindi anche la domanda iniziale ho risposto, cioè, quindi l'impronta forte sempre nei limiti, però quella ci sarà sicuramente. E sul tema, proprio in queste ore, no, si è registrato il botta e risposta, in verità non testa a testa, ma le due versioni opposte fra il governatore Massimiliano Fedriga, che ha parlato del tema immigrazione volendo informare il governo di quelle che saranno le linee proprio della regione, da un lato, e poi la risposta di Furio Onze, l'ex sindaco di Udine, consigliere regionale con Open Sinistra FVG, e Gianfranco Schiavone di CS, che con un comunicato hanno fondamentalmente detto che il sistema di accoglienza diffusa così funziona, quindi è un po' inconcepibile da parte loro che venga ribaltato con un sistema che non funzioni. Certo, già il fatto che vadano sempre a braccetto la parte politica e la parte non politica crea sempre dovrebbe creare un certo imbarazzo, no? Ma in effetti non lo crea, no? Allora, uno è un ente che ha vinto un bando per la gestione di, allora tu devi portare avanti quel bando, devi gestire e non fare interventi politici che vengono fatti a ogni piè sospinto da chi non dovrebbe farli. Dall'altra, tra Onze e Fedriga, qui ci sta tutta l'essenza della contrapposizione, ma chiamiamola ideologica, ma non è tanto ideologica, ma ha radici ben diverse. Da una parte un Fedriga che dice noi vogliamo stare dalla parte dei cittadini, dicendo che l'accoglienza c'è e ci deve essere, perché ci sono casi in cui magari nella misura del 20% anche meno di quelle persone che hanno diritto all'asilo politico, ma su quelle non abbiamo mai posto il veto o messo limitazioni, ci mancherebbe. No, chi entra qui, che viene veramente da zone di guerra e che ha bisogno di una protezione, a quelle persone verrà sempre garantita. Diverso il discorso di poi come vengono gestite queste persone. Allora, fino ad oggi c'era questo modello dell'accoglienza diffusa, persone che non sono controllate, persone che vanno in giro per la città di mattina, di sera, di notte, e si è visto anche, si sono visti i risultati. Dall'altra parte una popolazione che è sempre meno sicura, che non prende più l'autobus in determinati momenti della giornata, che non frequenta più determinate zone, e questo non è accettabile. Non è accettabile che una triestina, parliamo di Trieste, o una ragazza, una donna, non possa circolare liberamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, prendere qualsiasi autobus, perché queste persone vagano indisturbate, no? E tante volte si è visto dagli episodi di cronaca nera cosa sono capaci di fare. Quindi da questo punto di vista noi diciamo chiaramente nei centri di accoglienza e di espulsione, perché lì c'è anche un discorso relativo alla futura espulsione se non hanno i requisiti per restare nel territorio, ci saranno delle limitazioni laddove di sera, per esempio, adesso sarà da mettere in piedi, ma
l'impianto, il principio è quello che queste persone non potranno più scorrazzare liberamente. Ovviamente un onsel dall'altra parte che dice no, l'accoglienza diffusa va bene, queste persone devono avere il diritto di girare liberamente, va bene, questa è una tua concezione che è totalmente l'opposto della nostra. E siccome la gente ha dato una risposta ben precisa su questo, cioè all'esigenza che vengano, esatto, attraverso il voto, all'esigenza che queste persone vengano tenute sotto controllo, noi andremo avanti su quella linea. Su quella strada. Ci sono anche delle modifiche in corso adesso in Consiglio Comunale, perché ciò che è successo poi in Regione ha un po' scombinato anche i ruoli. Lei adesso è diventato assessore e Roberti è andato a ricoprire lo stesso ruolo però in Regione. Così è stato anche per Forza Italia con Piero sì. Camber, sempre per la Lega anche Lipolis, Gersinic, e poi Cosolini, Giacomelli e quant'altro. Poi c'è chi resta anche in Consiglio Comunale, chi invece in Consiglio Comunale non resta e si dedica al Consiglio certo. Regionale. Della Lega ci saranno volti nuovi a questo punto. Sì, certo, la capacità anche forse di un partito come la Lega, che in Regione conta anche tanti consiglieri, di mantenere il controllo, diciamo così, in comune, con volti magari che però, al netto che potranno fare un ottimo lavoro e glielo si augura, non hanno quell'esperienza, no, per poterlo... Sì, allora, vi state attrezzando in tal senso? Sì, sì, sì. Dico. Parto da questa definizione di controllo in comune. Diciamo, ho capito quello che vuole dire, ma io lo specifico, no, in modo tale che non ci siano fraintendimenti. No, era mia intenzione. Lo so, ma è meglio chiarirlo, no? Nel senso che noi stiamo lavorando da 2 anni e mezzo in una maggioranza che funziona molto bene, con una giunta, un'amministrazione che funziona molto bene, per cui non ci sono assolutamente problemi per quanto riguarda la condivisione di tematiche sia politiche sia amministrative. Per continuare con il lavoro, sì. È ovvio che in questo momento, soprattutto dal gruppo della Lega, ci sono degli stravolgimenti molto importanti, perché verranno organizzati e gestiti con un cronoprogramma, diciamo così, nel senso che come prima nel prossimo Consiglio Comunale saranno già chiamati a prendere il posto di Roberti e del sottoscritto, perché io comunque mi sono dimesso, anzi un giorno prima di avere la nomina da assessore. Da consigliere, per cui il posto di Roberti verrà preso dalla Monica Canciani e il posto del sottoscritto da Rada Mestrazza. Entreranno in consiglio, nel frattempo, essendosi Roberti dimesso anche da consigliere regionale, al posto suo entra Lipolis. Antonio Lipolis. D'altra parte entra anche Gersinic, per cui le loro eventuali dimissioni, o le loro future dimissioni, aprirebbero o apriranno il posto ad altri due consiglieri. Esatto. Io lì volevo arrivare. Sì, no? Sì, esatto. In questo momento restano al loro posto anche come consiglieri comunali, anzi Lipolis farà probabilmente il prossimo capogruppo, per comunque la sua più che decennale esperienza politica, no? È la persona che può più indicata da questo punto di vista. E quindi in questo momento l'operazione si chiude così. In un prossimo futuro Gersinic, adesso mi ricordo se prima Gersinic o prima Lipolis, comunque lasceranno il posto ad altri due consiglieri. Nel frattempo la Canciani e la Erazza avranno modo comunque di entrare nel meccanismo graduale, esatto, anche per permettere a tutti quanti di entrare e di avere una formazione ovviamente all'altezza della situazione, e poi di permettere anche agli altri di entrare in maniera graduale. Ecco, sì, lì volevo arrivare proprio a questo, come esatto. Sarà gestito all'interno certo. Della Lega questo ricambio, parola controllo stava più nel controllare che la formazione dei propri iscritti, che saranno poi consiglieri comunali, sia in questo modo, no? Guidata certo. Da chi ha più esperienza, certo. Dopo si ritrovano 4 nuovi magari in mezzo a esatto. al bilancio, sì. A tutte queste cose che sono comunque certo. No? Quelli successivi tra l'altro saranno Roberto Sain e la Cristina Birolla, con l'intermezzo della Luisa Polli, che nel frattempo essendo già assessore si dimetterà da consigliere, per cui alla fine questa sarà la squadra definitiva. Ovviamente per questioni anche dei risultati elettorali il nostro gruppo è quello che ha avuto più stravolgimenti da questo punto di vista, perché Forza Italia con Camber o il PD con Cosolini o il Fratelli d'Italia con Giacomelli
ovviamente hanno meno problemi, sì, dal meno punto ricambio. Di vista del ricambio, no? Si vedrà appunto poi, senza fare giochi in casa d'altri, ma è un dato oggettivo, se Giacomelli si dovesse dimettere andrà sulla Sabrina Federica Verin. No, parlavo di Cosolini. Cosolini. Dovrebbe entrare la Sabrina Morena, per cui dubito che comunque Cosolini avrà, no, questa. Però insomma sono discorsi che faranno nella loro autonomia, ma questi sono i dati, per cui voglio dire, ritornando al discorso della Lega, la Lega è quella che ha da gestire meglio questo percorso. Sarà interessata da maggiori cambi fra i consiglieri, questo. Assolutamente sì. Senta, abbiamo gli ultimi minuti, io la domanda sul vice sindaco gliela volevo fare, perché sì, è certo. ancora vacante questo ruolo, non ha ricoperto sì. Nessuno, cercasi vice sindaco, cercasi. Domani allora, sotto il palazzo del comune ci sarà intanto il cartello. Chiariamo una cosa dal punto di vista proprio dello statuto. Tutto del sì. Comune di Trieste. Paradossalmente potrebbe sembrare diversamente, ma la carica di vice sindaco è quella che non può mancare all'interno del comune. Nel senso, il regolamento prevede che ci siano nella giunta fino a 10 assessori. Questo presuppone il fatto che ce ne può essere anche zero. Quindi ci possono anche non essere assessori. Dall'altra parte invece è prevista proprio la nomina del vice sindaco. E quindi da questo punto di vista questa nomina dovrà necessariamente essere fatta in tempi brevi, quindi io direi anche prima del prossimo Consiglio Comunale che è previsto per mercoledì della prossima settimana. Sì. Per cui questo dal punto di vista del regolamento e dello statuto del Consiglio, ma lei ovviamente non voleva sapere solo da questo punto di vista. No, io so che fra l'altro adesso è occupato dall'assessore anziano, può essere? Sì, allora il fatto del vicario, cioè di chi sostituisce il sindaco in vacatio, cioè in mancanza di una nomina vera e propria, il sostituto è colui il quale, non come anzianità demografica, ma come anagrafica, cioè l'età. Sì, anagrafica, scusi, ma dal punto di vista della cronologia della nomina di assessore. Cioè okay. L'assessore anziano è l'assessore che è stato nominato per primo. Quindi, e poi via via a scalare. No? Quindi da questo punto di vista io per esempio entro come ultimo, certo, come anzianità da questo punto di vista. Ma neanche questo forse voleva sapere. No, volevo sapere se c'è una novità sulla nomina, perché poi sì. Seguendo una linea, diciamo, logica di successione anche per ruolo, se prima il vice sindaco era Roberti, che è della Lega, immagino che l'espressione del vice sindaco di domani sarà sempre della Lega, ma questo lo immagino io, come lo immagino altri. Allora, non è che sia... oggettivamente ci sono due, lo dico senza entrare poi nel merito della questione, da una parte c'è chi dice ma l'accordo era su Pierpaolo Roberti come persona, e non era un accordo come partito. Lega, come partito. Dall'altra parte uno dice ma chi va a rappresentare il vice sindaco? La forza che politicamente è più forte in quel momento. Ora, anche da questo punto di vista la lettura potrebbe essere sì, ma Forza Italia ha numericamente il gruppo più grande all'interno del Consiglio, la Lega però ha avuto sicuramente un successo enorme, io dico talmente grande che non si può non considerare anche questo aspetto. Quindi, ma io sono sicuro che sempre all'interno della maggioranza si riuscirà a risolvere anche questo rebus, questo inghippo, perché voglio dire, dobbiamo e vogliamo governare tutti per il bene della città, per cui la questione sarà sicuramente risolta nei prossimi giorni. Solo un dettaglio su questo, il vice sindaco che sarà, avrà le deleghe, cioè sarà avrà le deleghe che ha in questo momento, oppure ne avrà nuove? Nel senso, se il vice sindaco domani sarà l'assessore Polli, adesso lei certo. L'ha nominata prima, la nomino sì. Io adesso, sarà vice sindaco con delega alla mobilità sì. Eccetera eccetera, sì, non è che ne acquisisce altre perché è vice sindaco? No, queste sono due cose parallele che vanno avanti ognuna per conto suo, la nomina del vice sindaco e le deleghe che ha un assessore, quindi, okay, quindi semplicemente da avrà punto di vista, una nomina ecco, in più. Ribaltiamo la risposta, non sono previsti cambiamenti in questo momento di deleghe all'interno okay, degli assessori. Quindi lunedì sappiamo chi sarà vice sindaco? Lunedì. Diciamo dovrebbe, mettiamo sempre condizionale, entro mercoledì della prossima settimana. Vabbè, poi ci risentiremo. Eventualmente. Sì, eventualmente. Grazie a Paolo Polidori, noi ci fermiamo, ci ritroviamo. Grazie a voi, grazie, buonasera.
Buonasera dunque, ben trovato a Roberto Giurastante, presidente del Movimento Trieste Libera. Buonasera, grazie per essere qui. Buonasera a tutti. Un invito che è dettato soprattutto dalla causa che il Movimento Trieste Libera, causa a cui il Movimento Trieste Libera ha aderito, sugli oneri fiscali che gravano sul territorio triestino, così come un po' in tutta Italia, e che proprio vi hanno fatto mobilitare per rivendicare invece diversi tipi di trattamento. Facciamo un po' d'ordine. È una causa che è stata avanzata, è stata proposta dalla rappresentanza di Stato del territorio libero di Trieste, a cui poi Movimento Trieste Libera, da cui il presidente Giurastante, oggi nostro ospite, ha aderito con circa, anzi con esattamente 598 persone che hanno dato la propria adesione, fra persone fisiche e imprenditori. Di questi poi 300 circa erano in aula il giorno 15 di maggio, dove c'è stata una nuova udienza per andare a capire un attimo come funziona proprio la riscossione dei tributi, chi è deputato a riscuotere, quanto è deputato a riscuotere. Ho fatto giusto un cappello introduttivo, certo. Però facciamo un attimo i passaggi punto per punto, Giurastante. Beh, allora, la causa è appunto è stata promossa dall'IPR FTT, che è la rappresentanza, l'agenzia di rappresentanza del territorio libero di Trieste all'estero, quindi una rappresentanza di Stato, è stata promossa dal segretario generale dell'IPR FTT, che è Paolo Giparovel, e il Movimento Trieste Libera vi ha aderito con cittadini e imprese. E complessivamente alla fine siamo arrivati a 598 adesioni, appunto, cioè vuol dire soggetti tra cittadini e imprese che si sono associati alla causa come intervenienti. Il ricorrente principale, appunto, ricordiamolo sempre, è l'IPR FTT e il segretario generale, appunto, Paolo Giparove. Noi abbiamo ritenuto che questa causa fosse naturalmente determinante per i nostri diritti, per riuscire ad ottenere il rispetto dei nostri diritti per quanto riguarda la parte fiscale. È una causa che parte naturalmente lontano, ci sono voluti molti anni per arrivare a questo risultato, ma è la causa che possiamo definire definitiva per la risoluzione di tutti i contenziosi fiscali e naturalmente poi di conseguenza di ogni altro contenzioso che riguarda il territorio libero di Trieste e il porto franco internazionale di Trieste. Questa non è una questione politica, ma è solamente una questione giuridica ed economica per l'attuazione obbligatoria di diritti consolidati nell'ordinamento internazionale e italiano e nei confronti dei quali i politici non possono far nulla, perché non possono modificare appunto diritti consolidati dai trattati internazionali e dalle leggi italiane. Spieghiamolo in maniera anche, come dire, fluida e semplice, no? Per chi magari, certo, il tecnicismo non l'ha compreso. Alla base di questa causa, di questa iniziativa, c'è la netta convinzione che non siano state rispettate delle leggi, giusto? Certo. Quelle che poi, invece, dettate dal governo italiano, quindi le leggi di Stato italiane, hanno portato a Trieste la stessa identica fiscalità che c'è in tutta Italia. Allora, alla base di questa causa, come ricordavo, vi è innanzitutto un lungo percorso, perché abbiamo iniziato nel 2011, alla fine del 2011, l'azione per il riconoscimento dei nostri diritti quali cittadini del territorio libero di Trieste. Ma si è arrivati poi dopo anni di lavoro, perché ci sono voluti almeno 4 anni di studio per accertare quali erano effettivamente le leggi in vigore nel territorio libero di Trieste. E il lavoro è stato poi completato dall'IPR FTT e in particolare dal Dipartimento Legale dell'IPR FTT, e ha portato alla luce quello che è stato trasposto nella causa, ovvero che in realtà l'ordinamento italiano riconosce pienamente e perfettamente il territorio libero di Trieste, riconosce pienamente e perfettamente la fiscalità separata e quindi indipendente del territorio libero di Trieste e del porto franco internazionale di Trieste, e
dopo questi studi accurati che hanno portato a queste evidenze inoppugnabili, è stata quindi promossa la causa, sostenuta quindi anche dal Movimento Trieste Libera, causa che adesso si trova appunto nella fase terminale nel Tribunale di Trieste con appunto il giudice che dovrà poi, come possiamo immaginare, fare sentenza, fare una scelta, nei certo. prossimi, diciamo, nei prossimi mesi. Ecco. È una causa talmente determinante, intendo dire, che probabilmente non è semplice naturalmente spiegare così rapidamente quali sarebbero poi gli sviluppi, le conseguenze, sì, sì, le ripercussioni. È una causa, come noi abbiamo definito più volte, epocale per Trieste, per il territorio libero di Trieste e per il Porto Franco Internazionale di Trieste, perché vengono sbloccati subito, immediatamente, tutti i diritti che fino ad ora erano stati negati, pretermessi, ma in violazione delle stesse leggi italiane. Consideriamo questo. La causa chiede rispetto dell'ordinamento italiano e delle leggi italiane che riconoscono pienamente i nostri diritti. Prima di andare a fare, diciamo, a delineare lo spartiacque di quello che potrà succedere dopo la sentenza del tribunale, cioè se avvalora la causa oppure se invece la rigetta, io volevo domandare su quali basi si fondano le considerazioni fatte poco fa, cioè i trattati internazionali. I trattati internazionali sono ovviamente il trattato di pace, il trattato di Parigi del 10 febbraio del 1947, che è stato attuato nell'ordinamento italiano da una serie di leggi, di decreti legislativi che hanno prevalenza anche costituzionale, in quanto è stato recepito il trattato di pace prima ancora della Costituzione della Repubblica Italiana, ovviamente. Prima di andare al voto ancora. Quindi il trattato di pace fa parte dell'ordinamento costituzionale italiano, appunto, e ha prevalenza, le leggi che lo riconoscono hanno prevalenza sulle leggi, su ogni legge italiana. Quindi, intendo dire, per quanto riguarda la fiscalità, tutte le leggi italiane devono adeguarsi semplicemente a questo punto di partenza, che è l'esistenza del territorio libero di Trieste, determinata dal trattato di pace, riconosciuta dal decreto legislativo 1430 del capo provvisorio dello Stato italiano, per parlare di leggi, che è tuttora in vigore, con il quale dal 15 settembre è pienamente riconosciuta dalla Repubblica dello Stato italiano, poi dalla Repubblica italiana, l'indipendenza del territorio libero di Trieste e quindi la sua indipendenza fiscale, quindi il suo bilancio fiscale separato, perché la fiscalità del territorio libero di Trieste è gestita sempre in amministrazione provvisoria dal governo italiano, che ha ricevuto questo incarico come amministratore secondario dagli amministratori primari, che sono i governi degli Stati Uniti e del Regno Unito. Quindi questo passaggio di responsabilità ha determinato che quello che accadeva, per semplificare, tra il 1947 e il 1954, dove c'era una perfetta... No, il Trattato di Osimo è una cosa successiva, ma non riguarda in realtà il nostro Stato, il territorio libero di Trieste. E tra il 1947 e il 1954 gli amministratori primari, cioè Stati Uniti, governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, hanno garantito la indipendenza fiscale, perché era obbligo da trattato di pace, del territorio libero di Trieste, con un bilancio appunto separato che non c'entrava nulla con quello dello Stato italiano. L'amministratore subentrante, che ha ricevuto l'incarico di amministrare il territorio libero di Trieste da Stati Uniti e Regno Unito, cioè il governo italiano, doveva mantenere esattamente questa separazione. Quindi bilancio fiscale separato, che significa che tutti i soldi, cioè il gettito fiscale, derivato, rimane a Trieste, e quindi non solo del territorio, ma anche del Porto Franco Internazionale, che poi ha un bilancio a sua volta ulteriormente separato, perché si tratta dell'unico Porto Franco Internazionale nel quale non possono essere imposte appunto tasse da parte di nessuno Stato. Quindi
Questa è la situazione, diciamo, per diciamo, beh, cercare per semplificare. Punto di partenza, okay. È il punto di partenza. E con questa causa, con la causa di accertamento fiscale, è esattamente questo, quello che noi chiediamo venga immediatamente ripristinato. Ecco, cosa potrà succedere? So che la domanda richiede tempo e analisi approfondite. Cosa potrà succedere nel caso in cui il tribunale accetti la causa e dica dunque che l'IPR, FTT e il Movimento Teste Libere hanno ragione? Per semplificare, lo dico. Per... Allora, intanto io ritengo e noi riteniamo che questa sarebbe la soluzione migliore per tutti, perché toglierebbe dall'imbarazzo anche lo stesso governo italiano. In realtà qui non si tratta di un conflitto di interessi, c'è stata una disapplicazione purtroppo delle leggi in vigore, che sono le stesse leggi italiane, quindi troveremmo molto difficile pensare che possano essere disattese, cioè violate dagli stessi giudici che devono farle rispettare le leggi dello Stato italiano, che riconoscono pienamente questi diritti, quello della tassazione separata e ovviamente è quelli che riconoscono pienamente l'esistenza del territorio libero. Qui mi viene un'altra domanda, però: come mai tutto questo tempo per arrivare al 2018, no? Parlare Beh, allora, innanzitutto perché ci sono voluti, come ricordavo proprio nell'introduzione, anni di studio per riuscire a arrivare a trovare tutte le informazioni necessarie e tutti i documenti che ci hanno portato poi a produrre questo atto finale, che tramite l'IPR appunto noi riteniamo sia l'atto definitivo per quanto riguarda il contenzioso fiscale del territorio libero di Trieste, sul territorio libero di Trieste e sul porto franco internazionale di Trieste. Ma non era possibile prima avere libero accesso a dei documenti che erano molto difficili da recuperare, e si tratta di un lavoro, per farvi capire meglio, che ha visto impegnato i tecnici dell'IPR nelle consultazioni non solamente di archivi disponibili qui sul territorio, ma a livello internazionale. Quindi un lavoro certosino che ha portato a dei risultati molto importanti, come quelli di questa causa. Noi abbiamo messo a disposizione, con autorizzazione dell'IPR, il documento che noi riteniamo di sintesi dei diritti, appunto, che fa parte della causa. È l'expertise prodotta dall'IPR, che è depositata nella causa di accertamento appunto fiscale e prodotta nelle versioni italiana di 64 pagine, inglese di 72 pagine, inglese anche perché questa expertise è stata trasmessa alle autorità internazionali, che hanno la competenza naturalmente per verificare il rispetto del mandato del governo italiano e quindi nel territorio libero di Trieste, e quindi la regolare amministrazione, e naturalmente agli amministratori primari, che sono Stati Uniti e Regno Unito. Ma qual è il valore di questa expertise? No, è un valore importantissimo soprattutto per chi pensa, ad esempio, e in questo momento agli sviluppi nel porto franco internazionale di Trieste. Cioè agli operatori che verranno stiamo ricevendo molte richieste dagli operatori non solamente italiani ma anche internazionali, che hanno interesse ad investire nel porto franco internazionale di Trieste, ma vogliono sapere qual è lo stato di diritto esistente. Vogliono avere la certezza di diritto prima di poter avviare degli investimenti, e in questo momento si trovano ancora a non avere alcuna risposta, perché per esempio uno dei punti insuperabili per qualsiasi concessione data nel porto franco internazionale di Trieste ad investitori è quella del potere di concedere appunto quelle autorizzazioni, quelle concessioni. Ora, l'attuale presidente dell'autorità portuale non ha questo potere, in quanto è stato nominato esattamente in violazione del trattato di pace. Il direttore del porto non può essere un cittadino italiano, e questa è una regola inderogabile. Non possiamo far nulla fino a quando Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità portuale, o chiunque dovesse sostituirlo, fosse cittadino italiano,
fosse lì per rilasciare concessioni. E tornando alla domanda, cosa cambia all'interno dell'ordinamento triestino, locale, provinciale, insomma del territorio, quando la causa viene accettata? Cioè cambia l'ente riscossore, cambiano gli importi, cosa cambia? Beh, allora, nel momento in cui si ottiene il riconoscimento e quindi con sentenza positiva la conferma dei nostri diritti, beh, dal giorno dopo cambia tutto. Cambia tutto perché tutte le tasse italiane non possono più essere imposte nei confronti di cittadini e imprese del territorio libero di Trieste, il che significa che ad esempio pensioni e stipendi vengono detassati, o meglio vengono tolte tutte le tasse che fino ad ora sono state imposte dallo Stato italiano. E quali tasse vengono inserite? Rivalutazione, più o meno come rivalutazione, sono tutte le tasse che servono comunque a coprire il debito pubblico dello Stato italiano. A livello di pensioni abbiamo fatto un calcolo e si parla di una detassazione di circa il 30%, almeno del 30%, più o meno analogo anche per gli stipendi. Non è solo questo, è immediatamente, oltre quindi alla rivalutazione quindi delle pensioni, cioè chi aveva una pensione per esempio di 1000 euro, il giorno dopo si trova, cioè dal mese dopo, si trova la pensione rivalutata a 1300 euro. È la stessa cosa per quanto riguarda i stipendi. Gli stessi importi di prima senza le tasse del debito pubblico senza italiano. Senza le tasse italiane. Ma vengono inserite altre? Ma le tasse che devono essere inserite per l'amministrazione finanziaria del territorio libero di Trieste devono essere ancora determinate. Partiamo dal fatto che il territorio libero di Trieste non ha un debito pubblico da ripianare e quindi ovviamente la tassazione sarà comunque inferiore a quella che in questo momento viene applicata. Beh, è comunque così, inferiore, cioè pensiamo anche a livello di imprese, quindi non solamente a livello di singoli, quindi di persone fisiche, ma a livello di imprese comunque la tassazione scenderebbe radicalmente dall'attuale circa orrendo 65%, che più o meno è il carico fiscale italiano, ad un sostenibilissimo 15%. Quindi c'è una differenza abissale. Questo significa anche uno sviluppo economico rapido, con la possibilità di creare molte imprese, molti posti di lavoro. E la parte, diciamo, detassazione su stipendi è importante, ma è da considerare stipendi e pensioni, è da considerare anche la rivalutazione, perché il potere di acquisto viene incrementato, i prodotti e quindi tutti i beni di consumo e tutto quello che noi acquistiamo vengono detassati, non abbiamo più le imposte italiane. Questo significa recuperare almeno un altro 20% per quanto riguarda i prodotti in vendita. Significa avere un abbattimento del costo dei carburanti, una riduzione dei costi dell'energia, quindi luce, cioè energia elettrica, gas, acqua, e quindi tutto questo contribuisce naturalmente e contribuirà a un rapido sviluppo poi economico di Trieste e del territorio libero. Questa è la parte del territorio. Poi c'è anche il porto. Nel porto addirittura c'è un regime ulteriormente fiscale separato con una possibilità di incremento di sviluppo economico enorme che in questo momento non possiamo nemmeno immaginare. Basta solamente dare la certezza di diritto, cioè applicare delle regole serie e quindi riconosciute, e far sì che vengano rispettate. Non serve altro. Con questa causa noi facciamo questo: garantiamo la certezza di diritto per tutti, per i cittadini che hanno diritto a pagare le giuste tasse al proprio Stato, per chi opera nel porto, per le imprese, per i lavoratori, per gli operatori portuali, che hanno il diritto a vedere rispettate e rispettato il regime fiscale specifico dell'unico porto franco internazionale di Trieste. Io mi sono chiesto, quei servizi che vengono pagati oggi con le tasse che vengono pagate in Italia, a Trieste, come verrebbero garantiti?
vengono garantiti senza se lo Stato problema. Poi non interviene più. Ma allora, lo Stato in questo caso è il territorio libero di Trieste, quindi lo Stato italiano non c'entra niente, un paese terzo, con il territorio libero di Trieste. E questo è l'equivoco in cui si è caduti per decenni. Cioè l'Italia garantisce tutto, ma l'Italia in realtà non ha garantito nulla, perché ha prelevato con le tasse molto più di quello che ha ritornato al territorio di Trieste. Perché i soldi che l'Italia ha prelevato non riguardano solo i contribuenti, i cittadini, le imprese, ma il porto. Quanto vale la gestione del porto franco internazionale? Quindi io domando, l'unico porto franco internazionale di Trieste. In maniera grezza, per capirci, ospedali, scuole, poste, polizia. Tutti i servizi vengono garantiti, perché è comunque un obbligo del governo amministratore. Tra il 1947 e il 1954 quei servizi erano garantiti dal governo provvisorio degli Stati Uniti e del Regno Unito, e non ci sono mai stati problemi. Anche a livello di ordine pubblico e di sicurezza, ci pare che in quel periodo siano stati raggiunti i migliori risultati, quindi con l'intervento di anche corpi di polizia che venivano addestrati all'estero. Quindi verrebbero cioè questi servizi continuerebbero a essere garantiti dallo Stato italiano? I servizi no, i servizi devono essere garantiti dal governo amministratore che ha ricevuto, è il suo mandato, ha ricevuto questo compito, come prima Stati Uniti e Regno Unito. Il governo italiano deve garantire tutti i servizi e deve garantire l'amministrazione. Senza però riscuotere nulla. Riscuotendo le tasse che verranno determinate necessarie per garantire questi servizi, ma queste tasse saranno comunque inferiori a quelle imposte dallo Stato italiano. Quindi un dare a avere ci sarà sempre, fondamentalmente. Ovviamente le tasse non verranno eliminate, ci saranno, ma saranno tasse a misura di territorio libero di Trieste, per garantire questi servizi. Ma stiamo parlando di uno Stato che ha 236.000 abitanti, con l'unico porto franco internazionale di Trieste, che da solo ha un sviluppo e un bilancio annuale messo a regime di svariati miliardi di dollari. Ok, perché poi quella sarà la valuta principalmente. Il dollaro si utilizzerebbe. Pensiamo che sarà il dollaro più che l'euro. Allora, altro capitolo importante, certo, quello della valuta. Perché il territorio libero come Stato ha diritto a una propria valuta, quindi può battere moneta. Quindi noi siamo effettivamente uno Stato. Abbiamo la possibilità di avere appunto la nostra moneta, che non sarà la lira italiana, sarà un'altra. Però a livello internazionale, nei porti, le valute di riferimento comunque sono sempre il dollaro, questo è il principale, ed altre, ma comunque... Perché non questo, l'euro? Ma l'euro sarà... noi pensiamo che l'euro potrà essere certamente utilizzato, non escluso, ma in un porto franco internazionale in cui gli operatori saranno cinesi, arabi, arriveranno da ogni parte del mondo, probabilmente con una borsa oltretutto valori, perché abbiamo anche una borsa tuttora esistente nel territorio libero di Trieste, a Trieste, proprio in piazza della borsa, che si chiama così per questo. La valuta di riferimento è ovviamente il dollaro, perché questo è a livello mondiale. Se invece la ma ci sarà anche il franco svizzero, perché anche per esempio il franco svizzero, giusto per non dimenticarci anche i diritti che ha la Svizzera nel territorio libero di Trieste, la Svizzera per esempio è uno dei paesi dell'Europa centrale che è riconosciuta da trattato di pace per poter mettere nel porto franco internazionale di Trieste la base della propria flotta mercantile, visto che la Svizzera non si affaccia sul mare. Se invece dovesse essere tutto cassato in tribunale? Cassato significherebbe, nel caso di una sentenza negativa, in caso di sentenza negativa vorrebbe dire che il giudice avrebbe fatto una sentenza contro legge. Noi abbiamo andato avanti. È stata chiesta, certamente, ovvio. Su che strade? Nel momento in cui venisse fatta una sentenza contraria, dovremmo valutarla, perché adesso stiamo facendo delle ipotesi. Però se le motivazioni dovessero essere contrarie all'ordinamento italiano, non ci sono motivi per rigettare la nostra richiesta, visto che è basata sul rispetto delle attuali leggi della Repubblica Italiana, che riconoscono questo.
cioè non ci sono altre leggi alle quali il giudice si può appellare per dire no, momento, non sono più valide quelle che voi avete utilizzato per chiedere rispetto dei vostri diritti, ma adesso sono subentrate queste. Non ce ne sono. Quindi nel caso in cui ci si trovasse di fronte a questa situazione, beh, ci sarebbe una immediata impugnazione della sentenza e quindi verrebbe bloccato l'effetto della sentenza, perché l'impugnazione avverrebbe la Corte d'Appello. Sì, certo. Molto probabilmente, io adesso non posso anticipare, non sono, come vi dicevo, ricorrente principale, sono solamente un umile interveniente, per cui bisognerebbe chiedere al segretario generale dell'IPR quali sarebbero poi le mosse successive appunto della rappresentanza di Stato. Io suppongo che ci siano poi tutte le possibilità per muoversi immediatamente anche a livello internazionale, anche a livello di diplomazia, perché una sentenza negativa di un giudice italiano che andasse a disconoscere la validità della stessa legge italiana e quindi dell'intero ordinamento italiano e dell'ordinamento internazionale sarebbe una cosa molto grave. Molto grave, oltretutto, se non fosse immediatamente opposta dallo stesso governo italiano. La zona B invece si sta muovendo nella stessa maniera? Ma la zona B noi l'abbiamo già chiarito anche proprio con questa causa e con questo ricorso, è una questione che è già stata risolta e superata, perché a seguito della Costituzione delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia c'è stata poi un riconoscimento internazionale dei confini delle due repubbliche che hanno incorporato l'ex zona B e non c'è stata nessuna opposizione di fronte a questo. Quando ci sentiamo dire che noi siamo ancorati a quella situazione ormai superata noi cerchiamo anche di spiegare che il territorio libero di Trieste attuale è composto dal porto franco internazionale che nessuno potrà mai cancellare, che l'esistenza del territorio libero di Trieste attuale e continua a essere garantita dal trattato di pace, che l'ex zona B era all'epoca stata creata per consentire in un periodo in cui ci si trovava in una stazione di massima divisione e con la guerra fredda in corso, per garantire appunto lo sbocco del porto franco internazionale di Trieste nelle acque internazionali di fronte a possibili controlli dei paesi dell'est del patto di Varsavia su una parte di queste zone. Nel momento in cui questo è venuto a cessare, questi problemi sono venuti a cessare, ripetiamo, non c'è stata nessuna opposizione da parte dei cittadini della ex zona B, perché è da lì parte. Sotto l'amministrazione della non hanno mai sotto esatto hanno manifestato la loro la loro volontà la loro volontà di appartenere alle repubbliche di Slovenia e di Croazia. Prossimo appuntamento in aula, avete già una data? E non ci sarà un appuntamento in aula per come sentenza. Avevamo già chiarito la sentenza e questo è un procedimento civile. Abbiamo sentito, tra le altre cose, anche rimostranze da parte, appunto, giusto per chiarire, di persone che non hanno potuto partecipare all'ultima udienza dei 15, tra cui esponenti politici che si dichiarano appunto in appoggio come indipendentisti. Ma noi non abbiamo escluso nessuno, ma a una causa civile possono partecipare solamente gli attori, i soggetti, le parti. Ok, per chiarirsi, chi ha aderito alla causa? Si trova lì perché noi facciamo conto in questo momento non era possibile che entrasse un pubblico, non era un'udienza pubblica, non è un'udienza penale e infatti nel procedimento civile le sentenze non vengono fatte in udienza, vengono fatte fuori udienza, quindi non ci sarà un'udienza dedicata alla sentenza. La sentenza verrà depositata e quindi appena sarà disponibile verrà immediatamente è comunicata e resa pubblica da parte dell'IPR e quindi anche da parte nostra e quindi naturalmente... Ma avete tempistiche? E noi ipotizziamo che con i tempi dovuti alla... siamo ancora nella fase di chiusura del deposito delle conclusioni e più o meno da settembre questa sentenza potrebbe essere appunto può essere depositata dal giudice dopo l'estate molto presumibilmente considerando
che nel mese di agosto c'è la sospensione per certo, ferie giudiziarie, certo. Quindi molto potrebbero allungarsi un po' da settembre. Però anche su questo vorrei, giusto per, visto che ci sono state alcune, alcuni hanno detto che in realtà eravamo pochi. Cioè, voi considerate che circa 600 persone, imprese, cittadini, più o meno la metà. Sì, ma dico no, ma anche gli aderenti a una causa di questo tipo, cioè non è una causa comune, è una causa pesantissima questa con cui si decide veramente il futuro nostro di Trieste, ma a una causa di questo tipo che abbiano aderito 600 persone è una cosa importante, un dato importante da tenere in considerazione. Attenzione, noi abbiamo avuto appunto 598 adesioni, quindi mi ci metto anche come Movimento Trieste Libera, che si è impegnato molto, ma ripeto, l'IPR è soggetto promotore. Ma guardiamo le parti, i convenuti, gli oppositori, insomma, cioè il governo italiano, quante adesioni ha avuto? Neanche una. Quindi in realtà, se noi dovessimo valutare solamente adesso questo dato, potremmo dire ok, 598 a zero. No, ho capito. Non c'è stata nessuna opposizione. Ma nessuna opposizione, nessuno, neanche intendo dire degli amministratori pubblici o politici o altro, sì, che sì, ritengono che non... dalla parte bene, dello Stato. Nessuno si è messo dalla parte del governo italiano che è stato citato. Chiudiamo così dunque, allora ci riaggiorniamo dopo l'estate, certo. A questo punto mi resta da dire altro. Ringrazio Roberto Giurastante per essere stato nostro ospite, ringrazio tutti coloro i quali ci hanno seguito in questa serata. Ring finisce dunque così, buona serata a tutti. Grazie a voi. In collaborazione con Trieste Trasporti, muoviamo persone e idee.